Si vede? Che cos'è? Perfetto. Una capsula di venti? Spieghi tu. Sono delle capsule dove solitamente c'è un terreno di coltura che Sì, o è sono le agar-agar, piastre. sì, dove poi si diciamo, coltivano batteri o cellule umane. Ah, ma sono quelli che si mettono tipo sotto che si Esatto, quello. Capsule di venti. Si chiama, sì, capsula o piastre, Piastra pietre, di per le coltivazioni di microrganismi. Si è un po' allungato. Fondamentalmente è questo. Qui vedete, probabilmente è una muffa che si sta conquistando. Qui si viene messo un gel nutriente adeguato per il microrganismo. Il microrganismo viene messo sopra. E poi si moltiplica formando colonie fino a occuparlo tutto. E come stiamo facendo noi? Cosa stiamo facendo? Abbiamo sotto un alimento nutriente, ce ne nutriamo, ci moltiplichiamo, continuiamo a conquistare lo spazio fino a conquistarlo tutto lo spazio. Quando è finito lo spazio, cosa succede ai microrganismi? Vanno in crisi, perché all'inizio tu ti moltiplichi liberamente perché hai tutte le sostanze di cui hai bisogno per crescere e quindi anche i tuoi figli, i tuoi nipoti e via così. A un certo punto finisce lo spazio, comincia a essere stretto, il nutrimento comincia a calare, ma soprattutto ci sono i prodotti della tua crescita, quindi i tuoi cataboliti, che inquinano il terreno. Quindi per un motivo o per l'altro la crescita rallenta, rallenta e la colonia entra in crisi. Poi non è detto che muoiono tutti, ma comunque c'è una crisi. E come vedete l'analogia c'è. Noi abbiamo avuto un incremento demografico, nel 2050 saremo tra i 7 e i 9 miliardi, e non è... Sì, a parte le proiezioni, ci sono delle varie modalità, varie proiezioni, si parla di 7 a 9. Con il modello attuale di dieta e agricoltura avremo bisogno di raddoppiare le produzioni alimentari e triplicare le terre produttive. Siamo rimasti alla nostra dieta. Perché aumentare le produzioni non è la soluzione? Perché utilizziamo già tutta la terra disponibile, circa un dodicesimo del globo, 1,5 miliardi di ettari coltivabili e 3,5 miliardi di pascoli. Sono quelli che noi consumiamo, utilizziamo adesso, non ce n'è altro. E perché abbiamo visto prima, ci sono quasi 1 miliardo di denutriti e 1,5 miliardi di obesi e sovrappeso. E ogni anno ne muoiono parecchi, sia per fame che per eccesso di cibo. E come tutte le colonie di microbi, noi stiamo affrontando una grossa crisi nella nostra piastra Petri. Il crollo delle risorse, la scomparsa delle risorse da una parte e l'eccesso di cataboliti dall'altra, proprio come i batteri. Cioè in pratica noi troviamo sempre meno nutrimento per il nostro sviluppo, ma abbiamo sempre più prodotti del nostro sviluppo da gestire e fondamentalmente il gas serra. Quindi abbiamo da una parte il problema delle materie prime, petrolio in testa e i cambiamenti climatici dall'altra parte. Ci sono un sacco di studi anche degli anni 50, mi sembra, che parlavano già del picco del petrolio e del crollo delle risorse a noi disponibili e proprio le mettevano più o meno in questo periodo, dal 2007-2005 al 2010, una cosa del genere, 2015. Noi siamo lassù in cima, forse abbiamo già cominciato la china. Il periodo delle vacche grasse è finito, comincia quello delle vacche magre. Quello che si spera è che sia
finito il periodo dell'individualismo e della competizione e si stia arrivando verso un periodo di collettività e collaborazione. Semplicemente perché l'individualismo e la competizione la puoi fare in un momento di estremo, un grande eccesso di materia prima e di energia. Ti puoi permettere di essere un individuo libero dal resto del mondo solo se hai alle spalle una grossa fortuna, tra virgolette, che sia energetica, che sia di cibo, di quello che vuoi, insomma. Se no, devi cominciare, devi scendere a patti, devi scendere e cominciare a lavorare con la collettività. Ci sono un paio di dati noiosi che però danno un po' il senso a quello di cui parlavamo stamattina, i motivi della crisi. Questo è il motivo fisico della crisi. L'energia recuperata alla fine vita dell'impianto, o meglio ancora, qui ne parla come energia che recuperi sull'energia investita. Cioè, in pratica, per ogni qui è più chiaro, per ogni barile di petrolio che tu investi nella ricerca di energia, quanti barili ti tornano indietro? Allora, una volta, fino agli anni 30, si estraevano 100 barili di petrolio buono da ogni barile utilizzato per la ricerca, per l'estrazione del petrolio. Adesso si estraggono 15 barili di petrolio, molto spesso meno buono. Questo che cosa significa, secondo voi? Cominciamo a raschiare, cioè si comincia a stringere il cerchio. Non abbiamo tutta questa energia da buttare. Ecco perché cominciano a venire a galla i problemi. Cioè, non è più facile tenere insieme le follie speculative finanziarie, le cazzate di tipo economico, anche gli sprechi enormi cominciano a diventare sempre più rilevanti, perché in realtà attorno si stringe sempre di più la cinghia. 15 barili di petrolio, adesso in realtà piano piano si arriverà a un barile o a due barili, uno o due barili, già si parla, quando alla fine tu potrai fare pochissimo. Con l'energia che investi per tirar fuori altra energia, tu potrai tirar fuori solo dell'altra energia. In realtà non ti servirà. Sì, ma li tieni insieme per motivi finanziari. Adesso c'è il gas di scisto, ma non sono tutte... Sì, diciamo che è una bolla finanziaria che va avanti, è un gioco che va avanti, in cui non ci diciamo la verità e speriamo che vada avanti. In realtà, sì, ha le gambe corte, insomma. Quello che vi dà l'idea di quelle cose, quella tabella lì ti dice quanto recupero di energia hai con l'investimento. Il grande idroelettrico arrivi a 50-250 volte quello che hai speso come recupero di energia, il mini idroelettrico dal 30 al 270, il petrolio oggi, vedete, da 5 a 15, l'eolico da 5 a 80 o 20, secondo altri personaggi, il nucleare, ci sono varie stime, da 5 a 100, addirittura meno di 1, perché poi il nucleare va tutto bene fino a quando non succede qualcosa. Quando succede qualcosa hai chiuso, cioè... Pensate al Giappone, cosa facciamo? Fra 3.000 anni torniamo ad abitare le case. E i conti? Cioè, quanto può costare una cosa del genere? Il fotovoltaico sul film sottile, il convenzionale al silicio, che vedete è una cosa ridicola. Il fotovoltaico convenzionale a 3 a 9, cioè quello che ti ritorna come energia investita. Praticamente quello che il fotovoltaico attuale, tu compri un oggetto a 100 euro... e poi ti ripagherai, ti torneranno quei 100 euro che hai investito nel tempo di energia elettrica, fondamentalmente, o poco di più. Il carbone, anche questo è piuttosto basso, il gas naturale, vedete cos'è, 5-6, le biomasse 3-5, 5-27, le possibilità di ritorno che hai.
l'etanolo addirittura già in partenza è perso, le sabbie bituminose forse neanche meno di uno, per darti l'idea di cosa stiamo facendo. Il Canada ne estrae 1 milione di barili al giorno di sabbie, dalle sabbie bituminose, distruggendo il patrimonio naturale che ha. Per arrivare a questo, che apparentemente è un disastro, in realtà a me è piaciuto moltissimo. Ti dà l'idea, vi dà l'idea, lassù in cima si vede male, ma ci sono il minimum array required, cioè la quantità minima richiesta per poter fare queste attività di array, cioè di ritorno energetico sull'investito. Avete visto prima i valori? Allora, se tu recuperi 1,1 dal tuo investimento di 1, puoi estrarre altra energia. La tua attività è solo questa. Cioè, se io investo un barile, scavo, organizzo e tiro fuori un barile e 1, l'unica cosa che posso fare è riestrarre un altro barile, un'altra quantità, cioè investire la quota per estrarre dell'altra energia. Finito lì, non potrò fare altro. Poi via via posso raffinare il petrolio, posso trasportarlo a 1 a 5 di ritorno, col 5 di ritorno posso fare cibo. Cioè, nella nostra società, solo con 5 barili di petrolio di ritorno dall'investimento di 1 posso produrre cibo. Vi dà l'idea di quanto è dipendente il nostro cibo dal petrolio e quanto petrolio ci vuole per farlo crescere. Se avete visto prima i valori di cui parlavamo, cioè sì, forse abbiamo 15 adesso, però in realtà le prime tabelle andavano spesso sotto il 5. Fotovoltaico, il gas naturale, siamo al limite, la biomassa, l'etanolo, tutti sotto il 5. Questo cosa vi fa dedurre? Che se le cose continuano così, noi difficilmente non estrarremo altro petrolio, non mangeremo, cioè non potremo fare cibo. Poi lasciamo stare il supporto familiare, l'educazione, la salute e le arti, che arriva a 14-1. E questo ha un senso, perché se pensate proprio alla piramide, l'Egitto. Cioè, l'antico Egitto, com'era la civiltà? Gli schiavi o la cittadinanza, che lavorava, che coltivava, per fare un minimo surplus che potesse permettere alle classi elevate, che c'erano i religiosi, gli scriba, fino al faraone, che utilizzavano il surplus per fare altro. Quindi tu andavi a fare, che ne so, la salute, c'era il medico, c'erano gli artisti, l'educazione, erano la punta, capito? Perché in realtà c'era una base allargatissima che lavorava per fare in modo che ci fosse quel surplus per concedere loro il lusso di non doversi occupare del proprio cibo. Questa è la chiave. Ecco, questo vi dà l'idea di dove siamo. A seconda della scelta e della situazione energetica mondiale, noi finiamo per non avere più le arti, ecco perché si taglia nella cultura. Non possiamo più permettercelo, tra un po' non potremo più permetterci la salute. Tenete conto che questi sono i modelli attuali, che sono folli. Cioè la salute è una cosa allucinante. L'educazione anche, si potrebbe fare, cioè ci sono già gli strumenti e le possibilità di fare cose completamente diverse, compreso il cibo. Però in realtà questa è la situazione di oggi. In campo alimentare, la crisi delle risorse provoca scarsità di fertilizzanti, urea e fosforo, e di carburanti, trasporti, mentre il cambiamento climatico ci provoca l'insicurezza nelle produzioni, portando un aumento dei prezzi dei prodotti agricoli e quindi una crisi alimentare. Le strategie internazionali di cui si parla sono proteggere le riserve d'acqua dolce e la biodiversità, aumentare le produzioni e la resilienza del sistema produttivo
abbiamo visto che aumentare le produzioni non è possibile, diminuire l'impatto ambientale e migliorare la nostra dieta. Questo è quello di cui si parla in generale. E vi parlo dal mio punto di vista, diciamo, agroalimentare. Arriviamo al movimento di transizione. Nasce nel 2006-2007, mi sembra, da un corso di un docente di permacultura in Irlanda. Lui era un inglese, Rob Hopkins, che fa un esperimento con i suoi studenti dicendo: applicate la permacultura alla comunità, alla società. Perché? Perché c'è un motivo. Perché noi stiamo andando incontro a un incrocio di crisi ambientale e di risorse. Lui ne parlava in tempi non sospetti, cioè prima del 2008, ed è nata così il primo esercizio sulle Transition Town, dove un gruppo di studenti ha messo insieme una serie di consigli su come una comunità avrebbe dovuto muoversi attraverso la permacultura in uno scenario del genere. Poco tempo dopo lui decide di portare questa esperienza a casa sua, cioè lui torna a casa e dice: la faccio nel mio paese. E comincia così la prima cioè transizione mondiale, che è Totnes, in Inghilterra, e comincia a codificarla questa cosa qua, fino alla scrittura di un libro, che appunto è quello, adesso ne faccio già il secondo, e comunque il primo è spiega come fare la transizione, cioè dalle basi, dal problema del petrolio, la crisi climatica, a come applicarlo alla propria comunità. Il punto di partenza è uscire dall'individuo e arrivare alla comunità, cioè la cellula, la prima cellula reale dell'organismo umano, dell'umanità, non è l'individuo ma è la comunità, ed è quella la chiave. E lui parla di resilienza. La resilienza, dicevo questa mattina, è la capacità di sopportare, di sopravvivere o di rimanere in piedi colpiti da shock esterni. Si usa in varie situazioni, in questo caso si utilizza sulla comunità. Cioè, una crisi del genere, adesso improvvisamente il petrolio torna a $140 al barile, la benzina va su di conseguenza, quanti di noi si possono permettere ancora di girare in macchina? Cominciano a calare le nostre possibilità. Una crisi economica continua ad andare avanti, continuiamo a perdere posti di lavoro, la situazione diventa sempre più problematica. Se rimaniamo individui e ragioniamo come individui, siamo finiti. Cioè, non abbiamo nessun tipo di resilienza. Come parlavo prima dell'uomo, che è uno, insieme ai topi e agli scarafaggi, uno tra gli animali più resilienti in assoluto, perché alla fine abbiamo colonizzato tutto il mondo e più o meno sopravviviamo ovunque decentemente. In questo caso noi siamo a niente, cioè ci chiudono, spengono la luce qua, noi forse, sì, oggi è giorno, ce la facciamo a uscire, ma non andiamo molto lontano. Cioè io torno fra 3 mesi a casa a piedi. E via via, cioè se tu cominci a pensare alla tua dipendenza da tutto quello che è l'energia da un certo punto di vista a quella che è il cambiamento climatico. Adesso non so se qualcuno si occupa di agricoltura, quest'anno non abbiamo avuto l'inverno noi, per esempio, e quindi abbiamo limacce a questa altezza più o meno, io esco in giardino e nuoto nelle limacce, e gli anni precedenti abbiamo avuto un sacco d'acqua o niente acqua, inverni rigidi o senza inverno, cioè il cambiamento climatico si fa sentire parecchio e sull'agricoltura picchia, quindi sul nostro cibo. Come individui non abbiamo speranza, l'unica speranza è la comunità, quindi e cominciamo a ragionare non più come se fossi io la cellula, ma come se la cellula, cioè il primo punto fondamentale, fosse la mia comunità. E quindi bisogna ampliare tutta la visione a quel livello lì.
Nasce dalla permacultura, vi dicevo stamattina, tecnica di progettazione di, un mondo, di mondi o di pratiche sostenibili, di attività sostenibili, che si basa su dei principi etici, che sono la cura della terra, la cura dell'uomo e l'equa distribuzione delle risorse. E quindi ogni tua azione e progetto deve partire da questi, deve rispondere a questi principi etici. Se no, non stai facendo permacultura. E poi devi applicare, anche non tutti, ma una serie di principi di progettazione, che è quello di cui parlavo stamattina. Non c'è un fine, non sappiamo dove dobbiamo arrivare, ma sappiamo con che mezzo dobbiamo raggiungere, e sono questi. Cominciate a pensarci, a me dopo anni che ci giro attorno e trovo che siano meravigliosi, anche su questo c'è un bellissimo libro, il David Dahlgren, che è appunto Permacultura, che lui ha diviso il libro in 12 capitoli, uno per ogni principio, ed è in grado, essendo lui il fondatore e l'ideatore di questi principi, di aprire per ogni capitolo, apre un mondo, cioè veramente apre un mondo. Ti fa vedere anche la stessa cosa in vari capitoli, prendendola da punti di vista diversi, e ogni volta comincia ad ampliare e vedi com'è una scienza inarrivabile. Questa è la differenza tra la visione sintetica, riduzionista, scientifica, a una visione sistemica come la sua, che veramente da una cosa lui comincia a ragionare e apre il mondo. Solo che ci vogliono delle menti diverse da quella che è normalmente la mente umana. Ci arriveremo, però è veramente un cambiamento culturale. Cioè non vedere la causa-effetto nell'immediato, ma vedere quello che trasformerà la cosa. Anche solo il primo, che è apparentemente il più semplice, osserva e interagisci. Quanti di noi sono in grado di osservare le cose prima di agire? Di solito si agisce e si scazza clamorosamente e poi si pensa, porca vacca, se ci avessi pensato un attimo prima. Osserva e interagisci. Questa è l'idea della progettazione. Cioè tu hai davanti un progetto che sia... che ne so, la gita in bicicletta o la mettere su un orto, comincia a osservare. Osserva tutto quello che devi osservare, e più osservi, più imparerai che devi osservare ancora di più. Cioè, sono delle cose che ti aprono delle finestre infinite di approfondimento. E via via, passandoli uno dopo l'altro, dal cattura immagazzina energia, ottieni un raccolto, applica l'autoregolamentazione e accetta i feedback, quello che l'uomo non ha mai fatto. Noi abbiamo sempre detto, le crisi come si innestano? Faccio una cosa, mi viene bene, la rifaccio milioni di volte fino a quando non mi distrugge il sistema. Applica l'autoregolamentazione, impara che una cosa che l'hai fatta bene, bene, adesso ti fermi e riprogetti. Devi vedere se la seconda volta è sostenibile ancora, se il sistema può sostenere un secondo giro. Accetta i feedback, che non accettiamo mai. Non produrre rifiuti, cioè integra invece di separare. Queste sono le modalità della permacultura che vengono applicate nello stesso modo, magari con nomi leggermente diversi, nella comunità. Tu devi ricreare una comunità. Anzi, tu devi creare una comunità resiliente. Per prima cosa devi creare la comunità. Voi vivete in una comunità? Voi vi sentite parte di una comunità? Quella ristretta familiare. E magari neanche tutti familiari, perché c'è sempre quella parte che... maledetti. Quindi tu puoi pensare alla tua comunità come io, mia mamma, mio papà, mio fratello, mia sorella, che ne so, la mia compagna, mio figlio... magari una zia rispetto all'altra che è più o meno stronza, quello lì è il tuo gruppo, è la tua comunità. La tua comunità è quella che c'è qua. No, la tua è un po' più in là, però... Cioè, questo è un primo passaggio che differenzia da quello che sono, per esempio, che ne so, gli ecovillaggi o le scelte di altro tipo, in cui dici, noi che siamo i buoni,
ce ne andiamo a vivere da un'altra parte, che ne so, nella Valle d'Itria, e facciamo le cose perché siamo buoni, le facciamo gli umaretti rossi come sappiamo fare noi. E invece non è così. La transizione non parte dal presupposto, non ci sono i buoni e i cattivi, c'è la comunità. Lì sei nato, sfiga, quella è la tua comunità. Dopodiché tu devi ricostruire quella, cioè vabbè, sì, puoi anche cambiare città, però tanto una vale l'altra, perché non penso che qui a Trani siano diverse che a Monteveglio. Troverai una quota di popolazione estremamente interessata, magari molto piccola, e poi via via tutte le gradazioni fino a quelli che non entreranno mai a far parte della comunità. Però il tuo lavoro è questo, c'è, e questo, su questo devo lavorare. Nessuno viene escluso. Questo è un altro aspetto fondamentale. Non ci sono i buoni e i cattivi, tutti sono i benvenuti. E quindi a te tocca includere, non essere aperto, cominciare a lavorare per includere le persone. E arriviamo a uno strano grigio. Vabbè, era verde. A quello che abbiamo fatto noi. Domande, dubbi, curiosità? No, chiedete per quel che posso sapere, insomma. Allora, come vi dicevo questa mattina, sono entrato nel movimento di transizione io nel 2008, quando è cominciato, pochi mesi dopo si è fondato un primo gruppo guida a Monteveglio, io li ho seguiti dopo sei mesi, tipo sono venuto a conoscenza attraverso un giornale, attraverso Fabio Pinzi, tra l'altro, che il giornale me l'ha consigliato Fabio Pinzi, per cui mi è arrivato da lui, e, che conoscevo per altri motivi, per lavoro. E, ho cominciato a frequentare e chiaramente, come succede, tu cominci a guardare le cose dal tuo punto di vista e quindi, come vi dicevo prima, per me l'alimentazione, il cibo e quindi piano piano la consapevolezza che ci vuole un cambiamento culturale, ma è difficile farlo così, ci vuole il supporto dell'agricoltura. Per prima cosa bisogna ricostruire un'agricoltura per poter arrivare poi alla fine a cambiare l'alimentazione. E quello che secondo me poteva aver senso era ricostruire una comunità partendo dalla terra. Cioè, per quanto riguarda il mio sentire e la realtà di Monteveglio, che è un paese agricolo, c'è molta industria, però è piuttosto collegato alla terra, perché è un paesino in mezzo a una zona coltivata. L'idea era quella di dire: ricostruiamo la comunità sulla terra in cui vive. E parte questo presupposto qua, non su altre cose. Ci sono tantissime possibilità. Come dicevo, ognuno di noi, ogni gruppo guida, ogni nazione, ogni paese in transizione ha una modalità diversa di azione, proprio perché è un approccio estremamente vasto, che ti dà i metodi di azione, non che cosa devi fare. Per cui in alcuni si è passato, che ne so, all'alimentazione, chi ha all'energia, chi ha il tempo libero, chi ha la medicina, cioè ognuno si è sviluppato secondo la sensibilità del gruppo guida.
Noi abbiamo pensato, io ho pensato all'alimentazione, poi via via si è formato un gruppetto. Il progetto Streccapogna, che è la transizione agroalimentare nel nostro paese, è un progetto per una comunità in cambiamento verso un modello di relazioni inclusive, solidali e sostenibili tra le persone e la propria terra. Quindi abbiamo tradotto l'aspetto di permacultura e transizione in chiave agricola. L'idea è di vivere in una comunità resiliente che produca il proprio cibo e che si prenda cura di se stessa. Quindi vedete, sono tutte e tre le cose: cura della terra, cura dell'uomo e con la distribuzione delle risorse. Si comincia a lavorare in modo sostenibile sul terreno, con la comunità e per la comunità. E infatti il nostro obiettivo è cultura, salute, lavoro e sociale. In poche parole, futuro. Sì, ma ti posso fare una domanda più? Vai. Transizione, cioè, perché si chiama comunità di transizione? Che ci posso fare da solo? E quella è la soluzione. Ok, d'accordo. È transizione perché va da un punto a un altro che non si conosce. E proprio perché è nella... L'idea stessa deve dare, cioè il nome stesso dà l'idea che non è un punto di riferimento, cioè non è la città ideale, capito? È la transizione, cioè è un movimento, è proprio un movimento fisico, cioè adesso ci muoviamo, ci spostiamo verso qualcosa di diverso, di più sostenibile. E ha, cioè è chiaro che ha i suoi limiti, ma è enormemente fallibile, è la modalità con cui viene fatta, che è estremamente interessante, che è veramente innovativa. Cioè la permacultura, la progettazione delle cose da fare, che vuol dire responsabilità personale, che ti devi mettere lì e ragionare sulle cose. Cioè noi ci scorniamo quotidianamente su una marea di roba, poi vedremo come va a finire, però è un continuo ricordarsi l'un l'altro, hai pensato a tutte le possibilità? Hai incluso tutti? Hai collaborato con tutti? Perché la nostra idea, qualunque tipo, dopo parliamo con degli esempi, ma da noi vengono a istinto delle modalità attuali, tipo competizione o individualismo. È naturale per noi passare subito all'individualismo e alla competizione. Non solo per me, Davide, ma la mia società agricola, per esempio. Facciamo una cosa noi, così la vendiamo e facciamo noi l'aspetto economico, ce lo guadagniamo noi. Sei sicuro di aver pensato bene alle cose? Non è meglio includere anche quegli altri? Per cui dividiamo in due il prodotto e noi guadagniamo meno? Però collaboriamo. Quindi è proprio un'educazione che va cambiata, è la testa che va cambiata. E infatti la modalità è portando un cambiamento culturale e stimolando la responsabilità personale. La responsabilità personale è la chiave. E infatti non per niente sono inglesi. Sono protestanti. E infatti io vengo da una famiglia protestante. Anche tu? Valdesi, sì. Ho mia nonna che è un pastore protestante. E mio zio abita a fianco a Torre Pella, a San Secondo, di Pinerolo. Ce la faccio più questi due giorni che continuo. Anche tu? No, io sono di Torino e le realtà valdesi. Conosco anche lei. Sì, per cui... Questa cosa qua probabilmente si respira a livello educativo un pochino più... Nel 2010, allora io inizialmente ho cercato di convincere con le buone gli agricoltori della mia valle, che in cui ero in contatto, a produrmi cibo. Perché la prima idea è quella di dire, insomma, hai un gruppo di transizione, cominciamo a fare delle cose col gruppo per... pubblicizzare l'attività, per cominciare a conoscere un po' di gente, a riunire un po' di persone attorno a questa cosa.
E la mia prima idea è stata: bene, procuriamoci del cibo decente, al posto di comprarlo nei negozi del biologico o dei gas, cominciamo a produrlo noi. E chiaramente ho chiesto agli agricoltori. Gli agricoltori, come dicevo, vivono in una zona di parco, quindi con tutti i selvatici che vanno da destra e sinistra, così che si mangiano tutto, e gran sovvenzioni agli agricoltori, in pratica per non fare niente. Io ho moltissimi agricoltori a fianco a me che non producono più e ricevono solo finanziamenti, perché tanto ho i selvatici, quindi è inutile che io metta delle cose. Si mangiano tutti quanti i selvatici e si lamentano di questi selvatici che arrivano a frotte. Ho cominciato a chiedere, è impossibile. È impossibile produrre grano, perché poi come lo raccolgo? Se lo mangiano i cinghiali, se lo mangiano i caprioli. Poi che varietà? Le varietà sono quelle del consorzio, quindi solo quelle delle multinazionali americane. Altre varietà chissà dove le trovo. Una volta che l'ho raccolto, ammesso che riesca a raccoglierlo, se non se lo mangiano gli animali, dove lo metto? Gli unici depositi di raccolta sono i consorzi. Vai, fai la mucchia gigantesca di grano, di mais o di quello che c'è, viene messo lì e loro lo ritirano, e poi tu lo devi ricomprare nel tempo, se lo vuoi. Poi, ammesso che tu riesca a trovare il modo di tenerti una parte per te, dove lo macini? A casa? C'hai un mulino? I mulini sono i mulini industriali, quelli giganteschi. Insomma, ti si presentano questi problemi, che sono i problemi che bene o male, come tutti dicevano, ma qui la transizione non potrebbe mai succedere, no? Non potrebbe mai prendere. È la prima cosa che mi dicono tutti quando li conosco. E sono le stesse cose che ti dicono gli agricoltori: ma è una cosa impossibile. E tu cominci a smontare. E cominci a smontare e cominci a dire: guarda, adesso si può fare così, allora troviamo chi ha, mettiamo il grano da una parte, dall'altra, e via via, poi vi racconterò com'è andata. In realtà, stanchi di sentire la solfa è impossibile, ho detto: sai che c'è? Ci penso io, me le faccio da solo. Con altre tre persone ho preso in gestione un'azienda agricola bio di un amico che era un po' che non ci stava più dietro, non gli interessava più. Era un lavoro che lui non voleva più continuare a fare, e ce l'ha lasciata. Un ettaro e mezzo di vigna, un ettaro e passa di frutteto, molto largo, non è impianto intensivo, un po' di seminativo irraggiungibile dai mezzi, cioè non c'è modo di raggiungerlo più, è lì. Quindi. E quindi non si fa niente. E tutto in discesa su un terreno micidiale. Ci siamo messi lì un anno a lavorare a tempo perso, quindi pomeriggi, weekend, e abbiamo scoperto che la vite va potata e va gestita e va fatto questa, e quindi una marea di ore star lì a girare, perché arrivano le ciliegie, cosa succede? Ci sono gli storni e poi ci sono le vespe, cioè no, le mosche che si mangiano, tutto un disastro continuo alla rincorsa di queste cose. Dopo un anno abbiamo perso 1000 euro sul totale, mi ha fatto 250 euro a testa di pagamento, e abbiamo chiuso l'esperienza agricola. Tra l'altro io stavo aspettando il bambino, l'altra mia amica anche lei un altro figlio, e quindi abbiamo detto: un passo indietro, la nostra esperienza agricola è finita. Compare il mio attuale socio, che dice: no, dobbiamo ripartire, dobbiamo fare qualcosa di diverso, facciamo un'associazione. E nascono, l'anno dopo nasce l'associazione Strecapogne, una decina di persone, e che addirittura prendiamo delle altre terre. Cioè, la sua idea è quella, dice: aumentiamo le dimensioni, già questa è insostenibile, aumentiamola così diventa un disastro economico per tutti e partiamo con la follia. Facciamo il primo anno di esperienze, il che significa che un educatore smette di fare l'educatore, si mette in campagna a fare le orticole. E le fa, mi ricordo che il primo anno le abbiamo fatte in una scarpata a nord, nel giardino di un vicino, quindi gramigna pura, strappata a mano, messi le piante, a nord, per cui un freddo bestia, con l'acqua tirata su dal laghetto di sotto, però eravamo riusciti in qualche modo a dar l'acqua. Per niente manuale di permacultura.
Niente. Ah, ecco. No, ma un disastro. Cioè, siamo partiti. Noi facevamo, tipo, non so, mi ricordo una volta che avevamo messo i meloni, dice, abbiamo avuto i primi meloni, sono arrivati, tutti, nessuno ha maturato realmente, però c'era qualche melone. Abbiamo fatto i conti, siamo andati a parlare con il nostro amico che fa, un amico che fa, è un bravissimo orticoltore e ha 3-4 ettari intensivi in biologico, ma è una macchina. Ha un gruppo di un'equipe eccezionale e gli chiedevamo, ma Michele, ma una pianta di melone, quanti meloni fa? Perché noi, non tutte, ma alcune ne fanno uno, no? Dice, ma da me ne fanno 10, 12. E tu, cacchio, ma è un mondo completamente diverso. E infatti così è stato. Abbiamo strappato un po' di terra di là, poi abbiamo fatto degli orti, poi piano piano nel tempo. L'anno dopo eravamo 70 soci e abbiamo aperto una società semplice, erano 3 soci. Perché quando cominci a avere un giro d'affari, devi in qualche modo gestire la parte economica, non può essere tutto quanto fantasia. Quindi l'abbiamo fatta per un pochino di tempo, praticamente pagando di tasca nostra e ricomprandoci i prodotti che facevamo, poi abbiamo cominciato a dire no, adesso cominciamo a lavorare nella comunità, quindi facciamo dei banchettini, cominciamo a vendere le cassette, vediamo un po' di conoscere. E quindi abbiamo aperto una società agricola e siamo partiti. Nel 2013 abbiamo stabilizzato 2 persone a tempo pieno, erano praticamente 2 persone con uno stipendio quasi intero e 2 con un piccolo part time, e abbiamo cominciato a riprogettare il nostro lavoro, trasferendo tutte le principali produzioni in un'area unica. Noi siamo arrivati ad avere 1 ettaro di orticole distribuite tipo in 6 orti a distanza di chilometri, per cui noi avevamo i 2 orticoltori che la mattina andavano in macchina e andavano un po' di qua a prendere la zappa da una parte, le cipolle dall'altra e le carote, ed erano praticamente vivi in macchina. Alla fine siamo riusciti a concentrare tutto quanto in una zona unica. Fatto quello, i 2 orticoltori più un'altra persona decidono di separarsi dal gruppo Steccapogne e fare un'azienda agricola a parte, concentrarsi sulla produzione, perché noi e evitare, diciamo, mettere da parte tutto l'aspetto sociale che avevamo, perché è un progetto molto complicato il nostro, proprio perché un po' la modalità, perché non abbiamo un fine chiaro, cioè noi non dobbiamo fare soldi principalmente con la verdura, con l'ortofrutta, noi dobbiamo lavorare sulla comunità, questo è un mezzo, e quindi non è chiarissimo per uno che lavora in campagna e dice, ma i tuoi prodotti certo che servono per sono venduti e ti pagano lo stipendio, ma la nostra attività non è diventare dei grandi produttori di orticole o grandi produttori di grano, è cominciare a costruire un ingranaggio in modo che altri si uniscano a noi, non dobbiamo diventare esclusivi produttori noi. Infatti il nostro lavoro è stato quello di portare il nostro progetto in giro alle persone, anche ad altre comunità, per cominciare a stimolare la produzione di questa idea, di questi sviluppi, di questi nuclei di lavoro. Anzi, la nostra attività è principalmente, se tu produci, che ne so, frutta, noi la prendiamo volentieri da te, così integriamo la nostra. E tu produci pomodori, benissimo, vieni dentro, tu produci grano, benissimo, allora compriamo da te a dei prezzi molto elevati. Noi compriamo adesso il grano, noi produciamo del grano antico come ne producono alcuni altri nostri amici, e noi lo compriamo a 55 euro al quintale, che è più di 3 volte tanto a quello che è la normale. 28 euro adesso? Sì, dipende, sì, vabbè, adesso sì, probabilmente fra poco calerà, per cui. Però noi quel prezzo lì lo teniamo tutto l'anno, perché non mi interessa, cioè la mia è una produzione di un grano antico che produce al massimo 20-30 quintali a ettaro, di alta qualità, è un prodotto eccezionale,
e facendo il ragionamento che tu devi guadagnare dall'800 alle 1000 euro a ettaro col tuo lavoro lorde, quindi si calcola quel prezzo lì per arrivare a quella cifra lì. Poi dopo, se lo lavori tu, sono tutti tuoi, se lavori il terzista, in gran parte andrà al terzista, però in realtà la qualità va premiata economicamente. Quindi si fa questo tipo di scelta. Quindi dividiamo la società, un anno faticosissimo, e ricominciamo a riorganizzarci. Quest'anno abbiamo ricostruito la società a gennaio e c'è stata un giro di cariche, per cui l'ex presidente l'ha chiamata palingenesi, cioè la nuova nascita, e ci siamo organizzati completamente, adesso ve ne parlerò. Abbiamo un orto, 1,5 ettari di vigna, frutteto, 2 ettari di seminativo, vendiamo prodotti in giro clandestino, abbiamo collaborazioni con altri laboratori di trasformazioni, con ristoranti, con un forno, con un mulino. Vendiamo ai mercati, vendiamo ai ristoratori, ai gas e alle feste di paese. Come socio educativo abbiamo alcuni lavori part time, avevamo dei migranti, adesso abbiamo dei ragazzi in borsa lavoro, con disagio. Abbiamo il progetto Coltivare la cittadinanza, che è un progetto nato dal carcere di Bologna, in collaborazione con noi e un'altra associazione, e adesso abbiamo 2 detenuti in semilibertà, comunque di giorno loro possono star fuori e di notte devono tornare dentro, deve essere la semilibertà, e 4 giorni alla settimana passano la giornata con noi a lavorare, quindi noi li portiamo sull'orto a farla, che ne so, a macinare, a fare i sacchettini, cioè, o a stare con i ragazzi, insomma questa è l'attività, in base a quello che facciamo noi li portiamo. Alternanza scuola-lavoro, abbiamo dei ragazzi in alternanza, abbiamo un agrario non tanto vicino, però i ragazzi arrivano anche da lì. Abbiamo dei ragazzi con disagio psichico o con situazioni limite, abbiamo problemi, abbiamo handicap e in qualche modo riusciamo a sistemare tutti, insomma, in qualche modo a incastrare tutti. Tenete conto che una buona parte dei nostri stipendi, e io no perché sono a tutt'oggi volontario, gran parte dei nostri stipendi è degli stipendi degli altri soci, è dato dai servizi sociali, che ci danno in carico un ragazzo con handicap per un anno a 4 giorni, 3 giorni, 2 giorni, che ne so, varie cose, se ne occupa il mio socio questo, lui è socio di una cooperativa sociale educativa, per cui quando è entrato ha portato tutto il suo sapere di questo ambito, quindi lui è entrato e ha detto: allora dentro ci va questo progetto qua, lo incastro con quello, così noi siamo diventati un appendice della sua cooperativa in pratica, e entro l'anno spero diventeremo una cooperativa anche noi. E in questo modo abbiamo avuto un canale preferenziale, cioè abbiamo un sacco di conoscenze. Questa è una cosa fondamentale che dovete sempre tenere a mente, non tanto il sociale quanto le opportunità che ci sono dentro le persone. Cioè io entrando nel vostro gruppo porto non solo me stesso con i limiti e le opportunità e le abilità che ho, ma una marea di opportunità e un bagaglio di conoscenze che è particolare, che è mio, caratteristico. Quindi quando entra una persona osservatela, vedete che vi dice lui che cosa vuole fare, come si vuole muovere, che cosa ha dentro, ascoltatelo e aiutatelo a tirar fuori queste cose qua, perché solo in quell'ambiente lì lui sarà, cioè se gli create attorno un ambiente ottimale lui darà il meglio. Ho un'osservazione. Hai? Un'osservazione per fare. Vai. Allora, questo vostro progetto è allora io ho lavorato per 4 anni in una casa famiglia che aveva meno di un figlio, e questa casa famiglia esisteva da 25 anni quando io c'ero, e sul territorio aveva proprio una rete ormai di conoscenze veramente arrivate e capillare, perché stavano in un piccolo paesino nella provincia di
di Padova, quindi era anche facile stringere delle relazioni sul territorio. E tra i vari progetti, a un certo punto, mentre io ero da loro, abbiamo aperto una comunità diurna che si occupava di coltivazione e cura degli animali da produttivo fondamentalmente. E poi hanno alcuni dei ragazzi che hanno raggiunto 18 anni, che però la situazione cambiare non era tale da farli ritornare in famiglia, in qualche modo hanno trovato la modalità di ricorrere al vostro lavoro per tenere comunque durante il giorno in comunità e lavorare in queste comunità di lavoro per la azione campagna. E fondamentalmente anche in quel caso tutti gli stipendi, tutta l'attività era letta dal sistema, dal supporto. Io tante volte mi sono chiesta, perché poi quando sono trovato negli anni, cioè ci sono stati dei periodi in cui dicevo sono 3 mesi che non prendiamo stipendi, per dire perché, se ci sono ritardi, ecco. E quindi, cioè, tante volte mi sono chiesta quando viene a mancare questo supporto, questo sistema come fa ad essere sostenibile. Cioè, nel senso, in questo modo... Allora, vuoi sapere come funziona l'agricoltura? No, vabbè. No, io dico che... No, perché c'è l'altra possibilità, è l'agricoltura. Sì. E non è che hai dubbi su come funziona l'agricoltura. Tu perdi denaro e basta. Non c'è la possibilità di guadagnarci un mezzo stipendio. C'è la possibilità di perderlo tutto subito o poco per volta nei prossimi anni, e rovinati nei prossimi anni. Okay. Cioè, a seconda di come dell'impatto che hai... Cioè, questo modo è un modo di utilizzare il territorio e le persone per qualsiasi loro capacità e valore, perché si dà valore alle persone che normalmente... Cura dell'uomo. Sì, cura dell'uomo. Spesso non vengono considerati, cioè come se fosse già il problema. La comunità è tutta uguale, questa è la tua comunità, la gente dentro è tutta uguale, tu ti devi prendere cura delle persone, basta. Su questo d'accordissimo. Dopo esci dal, capito, fai un passo indietro e dici, ma questo è, no, tutti uguali. Ma voi vi siete chiesti nel momento in cui metti che non ci sono più borse lavoro, rete per... Allora, io di questo non mi occupo perché c'è... Sì, il tesoriere è il mio socio e si occupa lui di questi casini vari, io mi occupo delle persone. E, il discorso è questo, intanto noi andiamo avanti su più canali contemporaneamente, noi abbiamo il sociale che adesso ci dà una grossa fetta di incasso, abbiamo una fetta più ridotta che è l'agricolo, però come dicevo noi nessuno di noi è agricoltore nato e stiamo cominciando a fare, adesso poi abbiamo avuto anche la divisione che ci ha fatto fuori le terre migliori e le persone che avevamo formato e adesso stiamo ricominciando a formare e riorganizzarci e questa volta ci sono secondo me gli spazi per fare un lavoro ancora migliore e più approfondito, quindi l'agricoltura nel giro di qualche anno mi auguro che sia non solo sostenibile ma che possa dare denaro anche a chi in agricoltura non lavora. E il terzo aspetto è l'educativo. Laboratori per privati che tanto vanno sempre peggio vista la crisi, percorsi educativi nelle scuole, stessa cosa, perché ormai le scuole non hanno più soldi, per cui noi cerchiamo di barcamenarci, ma tutto l'aspetto educativo di lavoro con le persone è un altro aspetto che non dà denaro oggi o dà pochissimo denaro e vedremo come si sviluppa. Cioè l'idea è quella di fare più cose contemporaneamente. E poi ti posso riportare quello che mi ha detto il mio socio. Lui che si occupa di handicap da decenni ha detto tenere una persona dentro a un istituto, un'istituzione, ti costa X. Metterla in un diurno ti costa X meno 100. Darla a dei disgraziati come noi o a una cooperativa sociale così e scaricarsela completamente dalle balle ti dà X meno 200. Quindi noi nel futuro avremo sempre più lavoro. Sì, una risposta è vero. Allora, questo non so, perché poi dopo il problema è, sapendo quello che c'è dietro, di cui abbiamo all'inizio, cioè i barili di petrolio, vediamo poi fino a quanto regge lo Stato. Perché il problema è quello, capito? Cioè adesso, se non sapessi niente, direi, ma chi se ne fa, ci va benissimo. I prossimi 20 anni avremo un sacco di ragazzi attorno e ci divertiremo così.
ma non lo so quanto riusciremo a tirare avanti come Stato, da dire crolla, si disfa completamente, ci dicono arrangiatevi, buon divertimento, capito? Questo non lo so, ma a quel punto lì saremo tutti quanti... sarà un problema comune, perlomeno avremo i campi da coltivare. Però comunque c'è un altro principio della permacultura, che ovviamente insieme tantissimi elementi che reggono il sistema, perché non è tutti ne manca uno, tutti gli altri che reggono, certo. Infatti piano piano questa è una delle funzioni che abbiamo noi, quello di continuare a progettare e ideare nuovi nuclei di progetto che poi devono cominciare a crescere, cioè è come se in continuazione mettessi semi e poi qualcuno nasce subito, qualcuno nasce l'anno dopo e si vanno avanti. L'idea è di creare lavoro e reddito producendo, aiutando a produrre alimenti di qualità che vendiamo nella nostra comunità. Quindi il progetto è rilocalizzare le produzioni agricole. Cioè cominciamo a dire, per una questione di sostenibilità, i pomodori, dove mi conviene farli? Da me, che c'è la nebbia e c'è il freddo, cioè, è chiaro che vorrei che venissero da qua, però me li posso produrre io, mi mangio i miei tristi pomodori della Pianura Padana, capito? Me li produco lì e li faccio lì, poi le arance mie vengono dalla Sicilia e l'olio viene dalla Puglia, quindi piano piano... È chiaro che ci vuole, il progetto non è l'autarchia, ma è il buon senso. Cioè, se ti dico, che ne so, le banane o te le produci qua o non le mangi più, sì, fa tanto ventennio, fascista, capito? Cioè, dove dire, facciamo il grano deve essere, e fai una cazzata clamorosa. In realtà tu dici, ma forse non vengono bene qui, vengono meglio di là, mangerò le mie banane di là spendendo tanto perché c'è il trasporto così, ma mi piacciono e voglio, e invece qui mi faccio tutte le mie cosine. Cioè voi avete un clima meraviglioso, potete fare delle produzioni formidabili e praticamente vi potete sbizzarrire su quasi tutto. Noi siamo meno splendido, però abbiamo anche le nostre produzioni, quindi l'idea è quindi rilocalizza le produzioni agricole alimentari. E ha senso, perché quello rilocalizzare vuol dire dare lavoro e dare reddito. Cioè al posto di comprarmi il grano di non so dove, me lo faccio io e lo faccio qua. Lo pago tanto, però ho un prodotto di alta qualità. E alla fine, dopo ne parliamo. Io qui ho una serie di... ho messo un elenco di aziende con cui collaboriamo, con cui lavoriamo, dove c'è dal mugnaio di 86 anni così, al nuovo mugnaio che funziona meglio, a tutti gli altri che sono produttori, trasformatori o persone che ci danno la terra o che lavorano con noi la terra. E questi qui invece sono i trasformatori, quindi sono dei ristoranti, gastronomie, pizzeria e il forno. Quindi cercare di creare lavoro non solo io, la mia società, il lavoro per noi, ma trovare l'opportunità e con l'altro e dire ma guarda, lui ha un forno e fa il pane veramente bene, troviamo un modo per farlo insieme. È inutile che lo faccia io che magari non lo so fare e invece lui lo fa così buono. Allora con la mia farina, col mio grano, lo porto e magari lo fa lui. Ed è quello che abbiamo sviluppato. Funzione poi della partita, del lavoro, come viene gestita? Cioè tutti quanti sono convinti di... Chi? Tutti quanti? Cioè del vostro gruppo, 70 soci... Ah, 70 soci sono i soci, adesso sono... siamo un po' meno, ma siamo... questi sono i soci dell'associazione. I soci della società agricola sono 6 oggi e in realtà che ci lavorano quotidianamente siamo... 8-9 persone. I soci sono simpatizzanti, si uniscono, magari vengono a farci un mercato, da una mano così, però fondamentalmente il nucleo di lavoro quotidiano con cui io quotidianamente non solo mi vedo una volta ma anche 2 volte al giorno, ci telefoniamo 6 volte al giorno e ci scriviamo la notte delle mail infinite, sono quelle 6-8 persone, 9 persone. È un gruppo ristretto, sì.
Sì, che potrebbe essere paragonabile al gruppo guida del movimento di transizione, cioè in un'idea di iniziale di lavoro di comunità di transizione, di città di transizione, unisci un gruppetto di persone, possibilmente il più vicine possibile, e cominciate a lavorare su, a bozzare quello che sarà il vostro progetto di transizione. Noi siamo molto più avanti, nel senso che a quel punto abbiamo già fondato un progetto strutturato di transizione. Per dirvi, il 2013 l'abbiamo chiuso con un giro d'affari di 80.000 euro. Quindi abbiamo dato reddito a due persone pienamente, più un po' di rimborsi in giro, e più chiaramente è un giro d'affari, quindi non è netto. Però dopo due anni un'azienda agricola, senza avere un metro di terra di proprietà né una pala, non è malaccio come cosa. E adesso ci siamo divisi, ripartiamo e secondo me stanno andando ancora meglio, quindi le cose stanno funzionando. Sono io? No. Il problema che sollevi tu c'è anche nel nostro gruppo, e infatti è un problema che adesso sto affrontando io da un po' di tempo, che ho una visione leggermente diversa da quella, che è quella del mio socio. Diciamo che siamo i soci di maggioranza noi due, io e questo, quello che si occupa di disabilità, e lavoriamo noi da quattro anni insieme, e abbiamo una visione un po' diversa. Io sono molto più cioè, secondo me alcune cose vanno prese molto più seriamente, tipo la convinzione e il cambiamento culturale, che non puoi prescindere da una visione delle cose. Non posso pensare che tu ti metti a lavorare, tu puoi entrare nel nostro mondo e non sapere niente della transizione ed essere magari interessata alle nostre modalità di azione, lavorare con noi per tante cose, ma quando cominci ad avere 8 ore al giorno di lavoro e magari ti viene riconosciuto mezzo stipendio, e magari perché il tuo mezzo stipendio non ti viene riconosciuto solo mezzo stipendio, perché l'altra metà l'abbiamo speso per magari un'altra azienda agricola solo perché l'abbiamo incluso, e quindi cominciamo una collaborazione con altri, quindi al di fuori da quelle che sono le regole del mercato, che ti direbbero: hai un prodotto, vendilo tu al 100%, come vi dicevo prima, e competi con gli altri. E invece io ti dico: no, cominciamo a ragionare con le persone, lavoriamo, perdiamo piuttosto denaro, ma collaboriamo. Quindi tutto questo ci vuole della gente che abbia un minimo di certezze, perlomeno dal punto di vista etico, no? Che abbia fatto delle scelte. Dentro di noi ci sono delle persone che si sono un po' trovate lì, che magari sono trovate per caso al momento giusto e sono state prese dentro perché non avevano nient'altro da fare, tra i nostri soci, e si vede la differenza, perché io ho dei soci estremamente motivati e precisi e altri che invece sono lì che dicono: boh, ma non ho ben capito cosa stiamo facendo, perché glielo spieghi per la 20ª volta e lui continua a non capire cosa stiamo facendo. Vabbè, quando poi vai finito, cioè il tuo percorso, ti togli dai maroni oppure continui a lavorare con noi, insomma, e lo capisci. Questa è la libertà personale, insomma. Comunque, come modalità, noi cominciamo con piccoli progetti produttivi, quindi vuoi farti le marmellate a casa? Ti piace farti le marmellate a casa? Facciamo le marmellate a casa. Facciamo una serie di marmellate, vediamo come le vendiamo, si vendono bene e comincia lo sviluppo delle marmellate in giro clandestino. Oppure decidiamo di appoggiarci a un laboratorio di un altro e quindi tu perdi tutta la trasformazione, no? Magari noi abbiamo le ciliegie e le trasformi a casa tua, ci guadagni molti più soldi rispetto a quando le dai a un altro da trasformare, no? Però da un certo punto di vista ti togli una bega, dal punto di vista dell'ASL non ci sono dubbi, però ti togli una bega perché magari lui fa un lavoro che tu non sai fare, lo fa molto meglio, fa un prodotto migliore, lo vendi meglio. Dall'altro punto di vista includi un membro della tua comunità, capito? Che non deve rimanere escluso dalla tua attività. Perché? Allora potrebbe essere che tu, è vero che guadagni meno sulle marmellate, ma tu potresti puntare sul venderne il doppio nella tua comunità e procurarti ancora più frutta da trasformare. Quindi non solo la tua, ma anche la sua.
Allora, entrambi li mettete insieme e dite, facciamo trasformare da lui che fa un ottimo prodotto e poi un terzo vende, oppure tu vendi, capito? Quindi noi abbiamo, ragionando in questo modo, comincia ad allargarti nella tua comunità come una, e crei una rete che segue le conoscenze, la conoscenza diretta. E ricostruisci le filiere alimentari, adesso le vediamo, per arrivare alla fine a fondare un progetto di comunità. Per darti l'idea della produzione orticola, questo era uno dei nostri primi orti, si vede male, ma ha il suo perché, è un disastro dal punto di vista, cioè un lavoro umano mostruoso per pochissima produzione, però devi cominciare a immaginare tutti i nodi di questo, del tuo lavoro, e cominciare a, ognuno lo separi come le perline di una collana e dici, a questo è cosa è collegato? Allora c'è la produzione nostra, della tua azienda, e fai le tue orticole, ma forse non sono sufficienti, forse non è tutto quello che fai. Ci potrebbero essere il collegamento con altri agricoltori. Noi abbiamo, adesso il nostro orto è ripartito da poco, per cui abbiamo pochissima roba, in realtà noi abbiamo, lavoriamo con almeno due agricoltori, due società agricole che ci vendono i loro prodotti e noi biologici e noi li rivendiamo. Un altro con cui abbiamo un rapporto di compartecipazione, per cui noi diamo lavoro, cioè andiamo là con i due detenuti e andiamo tre di noi, quindi andiamo in cinque, una mattina alla settimana e le facciamo i lavori grossi. E in cambio lei, al posto di pagarci, ci dà prodotti agricoli. Quindi in questo caso a lei conviene, notevolmente. Abbiamo fatto i conti e a lei conviene un giro di soldi. Al posto di girare con i soldi, lavoriamo così. Con un altro lavoriamo insieme la sua terra. In questo caso qua questa persona ci dà dei prodotti e noi lavoriamo insieme. Questa persona fa alcune cose, noi ne facciamo delle altre e i prodotti sono di entrambi. Quindi sviluppiamo delle modalità diverse con le persone a seconda delle necessità. Il vostro commercialista, infatti c'è la finanza creativa, se ne è qua il mio socio che è lì che fa tutti i suoi. Allora tu ci fai lo sconto del 20% sui prodotti che compriamo. Poi noi veniamo da te e ci paghi nominalmente il 50% delle ore e in quelli lì ci dai un prodotto agricolo, poi fai. Poi alla fine la gente è completamente rincoglionita e dice vabbè. Sì, però noi ti anticipiamo ogni mese 150 euro che poi scaliamo da. Alla fine non capisce niente nessuno, però funziona, insomma la gente alla fine è contenta, per cui ci si trova tutti d'accordo. L'altro punto è il vivaio per la produzione delle piantine. Noi lavoriamo in bio. Avete un vivaio attorno che fa bio? È quello sponsor di questo. Perfetto. Noi, ad Altamura, non è proprio attorno. Ad Altamura? Vabbè, noi, per noi. Noi l'avevamo a Reggio Emilia. Perugia, per me è comodissimo. Siamo là, infatti domani. 60 km in bicicletta? Sì, poi loro hanno una storia molto bella di spazio. Però è una coppia adulta, cioè che sono oltre 60 anni. E le loro figlie, una veterinaria, fanno altre professioni, per cui noi continueranno questa attività e piano piano stanno riducendo, infatti con un grandissimo ramai, perché è un posto meraviglioso, cioè proprio un posto meraviglioso. Allora, caccia la bicicletta e attacca anche la piantina. E ho provato a proporre la puntata, ma non mi è sembrato che cioè loro che svolgono il tempo, perché lì ci abitano anche, però se loro tra l'altro. Cioè è una grandissima storia, perché è una migrazione al contrario, cioè lui è andato in Svizzera, vivere in Svizzera lì, avranno trovato anche una certa agio, facendo anche la madre dei gettoni. Lui tra l'altro aveva vissuto il giorno di infanzia molto pesante, perché era uno di quei ragazzi di cui si parlava nella sua generazione, che rimangono sempre venduti come braccianti. Quindi lui è andato via per questo motivo, però quindi ritorna, come sanno anche in Svizzera, è stata una scommessa sul territorio e sono tornati, era comunque una zona di vivai, quindi volevano fare qualcosa di diverso,
che sono messi a coltivare fiori da campo, quindi dicono siete pazzi, fiori da campo. E sono pieni di campo. E pieni di campo. E invece sono andati avanti tanti 40 anni. Ah, bene. Ma il posto. Ma non fanno articoli? Sì, anche, ah. Sì, sì, fanno già articoli che ci forniranno per il laboratorio la prossima settimana. Sì, sì, questo è un altro che sono stranissimi, questa cosa ci sono appassionati, ha fatto un campo di bambù e gli ho detto ma a che ti serve ad ascoltarlo? Bellissimo. Sì. E così devo andare a ascoltare, il bambù è messo da te, non è un posto. Mi dispiace che non possono venire qui. Sì, devono andarci. È un posto meraviglioso. Devo dare se ci posso venire. Io, assolutamente. Comunque è un vivaio, invece noi l'avevamo piuttosto distante e abbiamo trovato il modo di che un vivaista vicino a noi con problemi economici gli abbiamo suggerito di cominciare a fare piantine bio e gli abbiamo organizzato una rete di produttori bio, di orticoltori bio attorno che cominciasse a interessarsi alla sua attività. A tutt'oggi lui non solo ha ingrandito l'attività ma ha ampliato notevolmente la sua produzione. Perché funziona la cosa, perché poi alla fine Bologna, attorno a Bologna non c'era niente e Bologna è un buon bacino. Ah, tra l'altro qua c'è un buon bacino. Ad Andria, che è sempre vicinissimo, un'azienda di passamenti biologici, ah, che però ha un sito internet in affrontabile, quindi non si capisce neanche dove stanno. Addirittura, organizzatissimi. Magari queste sono delle cose formidabili da questo punto di vista, perché averle vicino dei produttori bio significa avere veramente una miniera. E poi cominciare a capire come commerciarlo questo prodotto qua, quindi dai commercianti, ai ristoratori, alle famiglie, via via cercare di unire tutti quanti i pezzettini e cercare di capire come questi pezzettini, come entrare nelle varie situazioni, quindi i ristoratori, chi conosce i ristoratori della zona, con chi è che hai più, con chi puoi entrare in discussione e dire ti porto le mie pomodori bio, te li vendo, o la mia farina, insomma le varie situazioni. Queste sono le domande che ti devi porre. Abbiamo formato la filiera cereali, che è già più complicata. Quindi la nostra produzione di altri agricoltori, quindi compriamo cereali da altri. Il problema è lo stoccaggio, che è nato subito, dove cavolo metti il grano, che uno dice, vabbè, no, il grano è tantissimo, una quantità, qualunque cosa tu faccia, arrivano enormi quantità di grano, non tanto pulito, quindi non è che te lo metti da una parte, deve stare all'asciutto, deve stare al pulito, non devono arrivarci topi, già dentro ci sarà un casino di bestiole che cercheranno di mangiarselo, quindi tutta una serie di cose che devi cominciare a tenere in considerazione. Noi siamo partiti da, lo mettiamo nei fusti blu, quelli da 200 litri, e lo mettiamo in cantina da uno, compriamo dei tini vecchi per il vino e li mettiamo dentro, facciamo una cosa, facciamo un'altra, e poi, guardandoci nello specchio, abbiamo detto, test di... Perché non pensi semplice e non fai le cose del movimento della permacultura? Includere. Chi è che ha lo stoccaggio qua vicino? E abbiamo trovato il vecchio Zaccaria, che è questo vecchietto di 80 e passa anni, apparentemente rincoglionito, a parte quando si parla di soldi, che dopo diventa... È impressionante. È un computer. È lui il... Sa perfetto, è impressionante, e riesce sempre a trovare il modo di fregarti, però lui ha migliaia di metri cubi di silos completamente vuoti, perché lui faceva il mugnaio quando era giovane, poi ha smesso, adesso ha ancora questa struttura qua, e quindi un po' nei sacconi, un po' nel vecchio silos, un po' in giro, abbiamo trovato il modo di stoccare i nostri cereali con, non vi dico, la guerra ai topi, la guerra, è tutto un rincorrere disastri, però... È comunque un'azione della comunità. Il sogno sarebbe riuscire a trovare un posto dove metterli, tipo un magazzino dove mettere due silos per i fatti nostri e per i fatti degli altri agricoltori. Poi c'è il discorso pane. Un altro punto è fare il pane. Finché puoi vendere la farina, e anche il mulino è un problema, perché lui ce l'ha il mulino, è un mulino che ha 100 anni,
e è tutto tarlato, e ogni volta che macini una parte degli abitanti di quei buchi viene fuori, per cui tu ti trovi in sacchetti con una fauna eccezionale di bestiole. Allora l'abbiamo fatto un paio di volte, poi ho detto guarda, lasciamo stare e troviamo un mugnaio, per dire scimmie, per attivare, esatto, che si mangiano un po' di brutto. Abbiamo trovato un mugnaio dall'altra parte di Bologna, molto carino, molto in gamba, lavora benissimo, e io una volta al mese, ogni 2-3 settimane, prendo su il fiorino di mia suocera, mi faccio i miei 60 km e mi vado a macinare 500 kg di grano. Punto. Questo è quello che abbiamo fatto. Comprarne un altro è possibile. Primo, dove lo metti? Secondo, perché te lo compri? A oggi non è sostenibile, perché comunque devi comprare una roba grossa, perché comunque l'idea di comunità e di bacino è ampia, non ti puoi comprare. Io mi sono comprato il mulino da casa che fa un chilo ogni 10 minuti. E se vuoi lavorare in un certo modo, dipende da un oggetto grosso. Un oggetto grosso non è sostenibile a oggi per noi, perché non abbiamo quel giro di macinatura e di clienti che non rende la cosa sostenibile. E questo è un aspetto di cui va tenuto conto, la sostenibilità delle tue azioni. Certo che se hai un sacco di soldi da parte e dici tanto buttare da una parte e buttare dall'altra non mi interessa, mi faccio il capannone, ci metto i silos, ci metto il mulino e faccio tutto quanto da solo. Altro è dire lavoriamo con la comunità e vediamo quali sono le opportunità da possedere in comunità. Ci sono molte persone interessate a comprare un mulino insieme, non abbiamo ancora il posto. Però attenzione, l'idea è facciamo una cooperativa, vediamo chi si unisce, vediamo le produzioni che avremo fra un anno o due, quando sarà insostenibile andare tutti i giorni avanti e indietro da questo qua a macinare, e magari a parte che gli compriamo il suo probabilmente perché lui ha un'età e me lo vuole vendere, ma a questo punto spostiamo la produzione, la macinatura da noi e ce lo facciamo lì, capito? A quel punto, solo a quel punto diventa una cosa sostenibile, quando c'è dietro un sacco di lavoro che chiude un progetto, giustifica una spesa e un investimento. L'altro discorso è il pane. Noi appena abbiamo cominciato a fare un po' di farina, abbiamo detto ci compriamo il mulino, 4-5 mila euro ti compri un bel mulino col burattino e ti compri, se andate a trovare un tizio in una valle un po' distante che faceva il pane a casa sua con un forno a legna dentro casa, con il tubo usciva, il fumo usciva da un tubo e faceva sto pane. 20 pagnotte, faceva in una mattinata e poi le andava a vendere al gas del paese vicino. Ha detto, guarda, perfetto, facciamo sta cosa qua, costa questo oggettino qui, costa altri 2-3 mila euro. Dove lo mettiamo? Allora, o in cantina da uno, c'è il solaio di quell'altro, la camera da letto di quello che magari non la usa, vediamo di piazzare. E poi abbiamo di nuovo, ci guardiamo allo specchio e diciamo, testa di, ma perché non includi? Allora, ti giri e scopri che la compagna di mio suocero è la fornaia del paese. Ho fatto due passi, ho detto, Clara, mi fai il pane? Certo. E da adesso, da anni stiamo facendo il pane lo fa lei. Io le porto i sacchetti di farina, le dico cosa c'è da fare, per quale giorno, e lei la mattina mi fa trovare i sacchetti del nostro pane fatto con la pasta madre, col nostro grano pronti. Da uno che c'ha un'esperienza, mi ha dato di anni, quindi non viene ammazzato. Perché? Esatto. Cioè, perché devo ammazzarmi io e fare una cosa? No, magari viene anche bene, però lo farei in condizioni assolutamente antigieniche e illegali. Lo farei, cioè io faccio già il lavoro, faccio il papà, sto dietro a 6 pazzi dell'azienda agricola, corro dietro tutti gli agricoltori del mondo, faccio le conferenze e poi devo fare anche il pane la mattina. Cioè, non volevo dire il tuo pane. No, però per dirti, no, io come società agricola, capito? Cioè, già facciamo un disastro di cose. A quel punto uno dice, bene, io ci perdo, perché la paghiamo, cosa sono, 90 centesimi a pagnotta, no? Come cose. Quando ci fa gli altri prodotti la paghiamo a 20 euro l'ora. Sì, ma quanta rottura di balle mi tolgo? Noi vendiamo le pagnotte a 2 euro e mezzo e alla fine ci guadagniamo. Quanto pesano? 450, 500 grammi, 450 grammi l'ora. 5?
Tieni conto che 5 euro al chilo il pane, grosso modo. È un grano biologico che a noi costa, comprandolo così, ci costa, cioè quello che compriamo da terzi ci costa 55 centesimi al chilo, partendo. Ah sì, il quello che si trova in giro. Eh no, ma infatti cala ancora, cioè il ma adesso quanto costa qua il pane al chilo da fornaio? 3-4 euro. Da noi costa di più, costa addirittura quasi più del nostro. Il prodotto fa schifo, ma perché fa veramente schifo, perché oltre ad essere a lievito, da noi c'è una caratteristica, il pane di Bologna ha una caratteristica, è morbido per i primi 20 minuti, poi diventa gesso quando si diviene, e lo puoi utilizzare. Ecco. Sì, ma ormai la maggior parte dei panifici utilizzano la lente calati per fare i tagli, il lievito, dentro mettono l'acqua, quindi il prodotto industriale. Sì, e poi il grano, stiamo parlando del grano. Cioè il grano fa veramente schifo, cioè è una cosa immangiabile, ha una quantità di glutine impressionante. Il lievito fa, cioè è una roba che lascia, non lo mangiare, è un consiglio salutistico. Su questa cosa del glutine nel grano, adesso mia madre è cuoca 24 su 24, ci anche mentre dorme. Di grano, il bim, chi non lo fa per il del bim? Contemporaneamente nel bim fa cucina sotto, cucina vapore sopra per fare il pesce nel guanzetto, cioè tutto delle mangiare. In un contenitore solo fa parmigiana. Si può dire che proprio ottimizza proprio al massimo, perché il regime di cottura ha fatto il pranzo completo, quindi ok, però è tutto il giorno che sperimenta, c'è una roba da tutti pazzire, c'è una focaccia al giorno, adesso è un problema questo. Ogni volta che va, quando dobbiamo fare dei corsi di cucina così sempre, e adesso è tutta questa storia che le farine devono avere il contenuto di glutine, cioè con la forza. Sotto il 400, così è la forza. Ho capito, però non fa bene tutto sotto il mondo, o sbaglio? No. Perché adesso spingono tantissimo. Provi a indovinare? No, non so. È un motivo tecnologico, cioè funziona da proprio anche dai libri di cucina e da televisione. Che ma per forza, ma se tu vuoi fare il pane fatto in un certo modo, che si gonfia in un certo modo, la pizza, io ho il pizzaiolo che vuole le nostre farine, le ha usate e ha detto, guarda, la gente dalla strada fuori sentiva il profumo della pizza, entrava, voleva la pizza con la vostra farina, entusiasti, tutti quanti vogliono avere una cosa meravigliosa, abbiamo avuto un successo eccezionale, tutti quanti vogliono la vostra pizza, però non riesco a farla come faccio le altre, perché si allunga e poi non torna indietro, certo, è più bassa in glutine, sai che non riesco a usarla così, torna quelle farine di merda che facevi prima, che la gente non la vuole mangiare. C'è anche un problema per le macchine. D'accordo, questo non lo so, questo utilizza un impastatore, però e poi le finisce a mano. Però voglio dire, cioè c'è un problema dentro la testa. Cioè, così anche il fornaio ci ha detto: guarda, il profumo del vostro pane è completamente diverso. Quando tiriamo fuori il vostro pane, la gente lo sente per la strada. Bene, e qual è il problema? Ah, il problema è che poi costa troppo, di qua e di là costa troppo. Ma tu ti fai i conti di quanto costa la farina in un chilo di pane? Cioè, e lì mi aiuta il mio socio che mi ha insegnato, lui e un altro amico che è un manager, mi hanno detto, ma fatti i conti della roba. Cioè, fatti la tabellina Excel e dici, il pane, la farina quanto incide nel tuo pane? Allora, se ti va male come noi, 50 centesimi al chilo. Quanto vendi il tuo pane? 5 euro al chilo. In mezzo, che ci sta? C'è l'acqua? C'è... È il lavoro, ovviamente. Il lavoro, ma porca vacca, il lavoro. Sì, cioè, ce ne sta, eh? Il calore, la tassa, energia. Sì, no, c'è tutto, ma tanto ti costa da con la mia farina come la farina degli altri, capito? Il problema è che sì, hai un margine diverso. Il pizzaiolo, un altro pizzaiolo, che era ancora più indietro,
e gli ha regalato della farina, ha detto prova questa farina qua, ah buonissima, benissimo, e la pizza è molto buona, però costa troppo. Allora, quanta farina metti in una palla di pizza? Quanta ce n'è? 100 grammi? No. In massa 120. No. Allora, se un chilo era 50 grammi, sono 5 centesimi? 10 centesimi? Hai speso 10 centesimi per la farina? La pizza, quanto la vendi quella pizza lì? A euro. Cioè, stiamo ragionando su dei valori ridicoli, che ti cambiano però la vendita, perché la pizza da noi è di cartone, cioè di solito ti mangi il cartone con cui te la portano, che è più saporita della pizza che butti nel cesso. Giri il condimento sul cartone e ti mangi il cartone. E poi invece ti arriva una pizza di grano antico, integrale, magari fatta, te la mangi con molto più volentieri perché è veramente buona. Oh, non ci si arriva. A quel punto cosa fai? Lasci la porta aperta. Cioè dici, guarda, questa è l'opportunità, ti regalo il grano, ti faccio vedere come la pizza viene migliore, ti faccio, ti va, non ti va, vatti a fare un giro, prendi un po' d'aria, ossigena il cervello, quando sei pronto torna e ti compri la farina. Oppure te la fai tu, perché cosa me ne frega a me di venderti 100 kg di farina, capito? A me interessa che la farina finisca la farina nel circuito alimentare della mia comunità. Ecco che cambio l'alimentazione della mia comunità. Ma questo lo faccio interessandoti. Vuoi un terreno? Ti trovo un terreno e tu ti fai il tuo grano, così spendi ancora meno, capito? Lo fai nel giardino di casa, non me ne porta niente, ti regalo i chicchi. Fai quello che vuoi, ma produci cose decenti. Questo piano piano. E tieni le porte aperte dicendo, guarda, se vuoi io sono qua. E si va avanti così. E poi c'è anche tutta la questione oltre la qualità del prodotto, la di forza che si produce in Italia è fortissima. Ah, lo copre. È insostenibile. Ma in realtà sono, la maggior parte delle farine sono delle miscele, perché utilizzano per esempio delle farine molto forti come la Manitoba e la tagliano su, infatti il pizzaiolo diceva, ma magari prendendo una farina Manitoba potrei tagliare la vostra. Ho detto, fai come vuoi, noi la Manitoba non la produciamo, quindi non la vendiamo. La forza? Esatto, la quantità di glutine. Più glutine ha, prima forma la maglia glutinita, quindi meno la devi lavorare. Ok, più è resistente. Ed è. Ricordare sembra che trova anche cioè abbia delle connessioni con la celiachia. Ah, è l'intolleranza al glutine nella celiachia. Sì, indiretto, in questo senso. Quello che risparmi sulla farina, tra virgolette, tu stai, lo pagherai sicuramente la società. Ma infatti, adesso non c'era la slide, mi sono dimenticato di parlarvi dei prezzi del cibo. Cioè, attualmente noi abbiamo i prezzi che tu vai a pagare alla cassa del tuo supermercato. Tu paghi solo una quota e tutto quello che risparmi lo paghi dopo. Lo paghi dopo come? Perché ci sono dei prezzi ambientali. Quindi tu dici, io compro la carne, che ne so, del Brasile, perché il bovino viene allevato in prateria o a soia, perché loro hanno un sacco di spazio. Sì, devastando la foresta amazzonica, recuperano degli spazi per qualche anno e lì ci pascono gli animali. E quindi hai un prezzo basso della carne perché hai una zona estensiva a prezzi bassissimi. Ecco che la carne costa poco, risparmio e ho il costo ambientale, cambiamento climatico. Altra possibilità è il costo della salute. Io risparmio sul cibo, quello che dicevamo prima. Io vado al discount, risparmio oggi sul cibo, ma domani mi viene un colpo. Capito? Ecco il diabete tipo 2, l'ipertensione, per dire quelli più lievi, e poi arrivano le cardiovascolari e i tumori, perché fai delle scelte sbagliate. Oppure c'è l'ultima possibilità, che è quella dei costi sociali. Adesso c'è il land grabbing, per esempio, c'è l'accaparramento di enormi distese di terra che vengono fatte dagli stati o dalle multinazionali per recuperare quello di cui parlavi prima. Mi recupero un granaio e mi compro un pezzo dell'Etiopia. Chi c'è lì? Chi se ne frega? Andatevene. Capito? Il vostro governo decide che voi ve ne dovete andare. O diventate schiavi, oppure vi togliete dalle balle. Costruendo delle città, così,
Sì, 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 sistemi le cose, ma dappertutto. Se ne vanno dalla loro terra, vengono in Italia, la gente si lamenta perché sono qua. Perché... Costi sociali. E quindi giustamente, non siamo mica proprietari dell'Italia noi. Noi siamo nati qua, per puro caso. Questi arrivano perché noi gli abbiamo tolto la terra dall'altra parte. Ecco, quindi tu hai questi costi che hai nascosto nel cibo. Quello che risparmi da una parte ti torna dall'altra parte. Non scappi, capito? Non scappi mai, perché siamo in una piastra Petri. Non c'è un'altra terra dove scaricare la roba. Siamo qui dentro. Lo lanci, magari non ti torna domani, ti torna fra un anno, ma torna sempre. Torna nell'arco della tua vita, tra l'altro. Sì, 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 no. La cosa più assurda è che la gente pensa che i costi ambientali e i costi sociali siano qualcosa che vabbè. No, ma ormai il clima lo vedi che sta cambiando. Sì, sì, e più andiamo avanti, più cambierà, capito? E peggio andranno le cose. Cioè, bisogna prendere la responsabilità personale e agire in un certo modo. L'unico modo di lavorarci è non come individui ma come comunità. A quel punto tante comunità messe insieme cambiano il destino. Cosetta. Eh? Cosetta. Ah, non lo so, sei tu l'organizzatrice. Volete fare una pausa? Perché qui è... Sì. 10 minuti d'orologio perché poi abbiamo un sacco di roba da fare. No, mi piace la cosa. Io ottuagenario l'ha spiegato bene. Lui si compra il grano quando arriva, te lo compra tutto, lo mette da parte e lui lo rivende a maggio.
quando i prezzi sono alti, cosa gliene importa? Poi ci sono delle multinazionali che lo fanno a livello di... Sì, no, lui ha due silos da 100 quintali, capito? E le multinazionali si comprano tutto il grano, cioè non una parte, cioè tutto il grano degli Stati Uniti se lo pigliano in tre, capito? L'Europa uguale. E poi lo mettono, lo spostano, lo girano, lo brigano. Sono messi sulle navi, poi arriva da... Sì, sì. Tanto quella è un prodotto eccezionale, i cereali. Secchi? Basta, durano per sempre. Cioè hanno trovato le granaglie nelle tombe dei faraoni, capito? Ma non si fanno nei sacchi da... No, i sacchi, nel contenitore da un chilo di farina. Se lo lasci dentro alla dispensa, dopo un po' ci si fanno le larve delle... Questa è la teoria della generazione spontanea. Che dagli stracci arrivano i topi. Si crede no, ci no. Devono essere delle precedenze alle farfalline. Infatti, le larve ci sono già dentro, se o ce le hai già. In questi silos diventeranno i piedi di farina, non si forma. Ma non so se fanno già la farina nei silos, probabilmente anche quello. Ma tanto usare un prodotto come un altro, cioè ci metti quello che vuoi dentro. Perché no? Certo. Oppure niente, te ne frega niente. Che le larve ci sono e le portano la temperatura, sì, ci sono, sì, se hai cura, lo porto sotto i 14 gradi. Quindi le larve ce le mangiamo insieme alla farina e pazienza. Un po' di proteine, ti dico, noi abbiamo avuto un attacco dei topi su un saccone, erano 500 kg di grano più o meno, preso e dato all'amico che fa i maiali e buonanotte. Siamo stati criticati dicendo, ma come, ma voi non lo macinate, ve ne frega, stai scherzando, cioè, ma hai visto cosa c'era dentro, tra topi moribondi, morti e cose. Dice, questo nei mulini normali viene preso, macinato tutto e buonanotte, topo compreso. No. Sì, sì. Cosa facciamo, lo togliamo? Ma sai quanto calcio e proteine ci sono in un topo? Esatto. Ragazzi, cioè la cacca di topo, l'insettino, l'operaio che ci finisce dentro. Mica vorrai fermare il mulino. Esatto, non puoi mica fermare il mulino. Tutto al più mandi, non so, lo utilizzi per la focaccia, per la pizza oppure per il pane, secondo della quota di topo che metti dentro. L'anno scorso è partita la filiera del suino. Noi, come sapete, abbiamo una predilezione per l'animale e in Emilia avevamo già una scrofaia, degli amici che è una scrofaia, avevano una scrofa con un berro e non riuscivano a vendere i piccoli. Abbiamo cominciato prima a comprarli noi, cioè gli adulti macellati, poi abbiamo cominciato a dire ad altri e poi abbiamo allargato l'interesse ai ristoratori, creando una specie di un'idea che, cioè, nella Val Samoggia, nella nostra valle, venissero allevati animali in un certo modo, con prodotti della valle e venduti nella valle e trasformati e consumati nella valle. È piaciuta molto questa cosa e abbiamo fatto una bella cena con tanti ristoratori, agricoltori, così, in cui ho parlato del progetto. Sono partiti in tre agricoltori. L'idea è quella di... Già noi abbiamo molta vite. Il nostro territorio è vocato più che all'uva, quindi, cioè no, più che l'uva, più che dare il vino, dà dell'aceto, perché non è un granché. Adesso io sono completamente astemio, però ci sono degli ottimi vini, dicono, molti altri sono mediocri, non siamo un territorio estremamente vocato. Però abbiamo avuto un grande sviluppo e quindi c'è tantissima vigna, che vende poco, con anche piccoli appezzamenti con agricolture in sofferenza economica. Allora l'idea è stata quella, cominciamo a diversificare le produzioni. Tu hai il tuo ettaro e mezzo, tre ettari di vigna, hai la tua piccola produzione e la minima vendita, in quello strapuntino metti tre maiali che cominciamo a venderli in modo diverso. Il maiale adesso non so quanto valga, però quello saremo sull'euro, l'euro e mezzo al chilo. Al macello, cioè vivo, io allevo maiali, prendo il maiale, lo porto
al macello, mi danno un euro e mezzo per quanti sono i chili del maiale. Questo vi dà l'idea di quanto ci posso guadagnare. Arriva a 200 kg. Arriva a 160. Lui arriva anche a 400. Di solito. Cioè, quando lo porti al macello. Arrivi a 160. Se fai il prosciutto arrivi a 160, se no lo macelli anche prima. Ma sono allevati diversamente questi maiali? Questi sono quelli che abbiamo deciso di fare noi, sono allevati all'aperto, quindi in un anno e mezzo, non in 8 mesi, 9 mesi, vengono tenuti completamente all'aperto e mangiano un po' di pascolo e un po' di prodotti bio nostri del giro. Di scarto. No, cereali, leguminose e di scarto qualcuno gliela dà? No, in realtà un po' di verdura avanzata, ma non niente di più. Sì, poca roba comunque. E l'idea era quindi di creare una piccola... No, li facevamo noi. Sì. Cioè si facevano in azienda, si recuperavano i prodotti. Quindi l'idea era quella di dire... Hai uno spazio, mettici un maiale, 3 maiali, 4 maiali, noi spunta, come prezzo avevamo dai 5 euro ai 6 euro al chilo, quindi vi dà l'idea della differenza. E un maiale fondamentalmente non è che porti via molto spazio, fai un recintino, te ne ingrassi 1, 2, 3, dai del mangime che fornivamo in parte noi, in cambio di maiale, di carne, con l'idea era quella, sempre di evitare il giro dei soldi, e abbiamo cominciato a fare questa cosa qua. In realtà da 3 se ne è formato uno solo di piccolo allevamento, che ha preso dei maiali da una parte, che erano questi qua, e li ha tenuti per un po', sono diventate delle palle di grasso incredibili e ci ha fatto delle mortadelle lui, non so neanche come se ne è andate. Comunque l'idea è quella di fare, e il problema è stato sempre lo stesso, i problemi sono sociali, dopo ne parleremo meglio. Quello che ho scoperto io è che io speravo di occuparmi di produzione, ma in realtà il problema sono sempre le persone. Cioè, mettersi a un tavolo, trovare un punto in comune, lavorare insieme, collaborare, includere, è un disastro. È un lavoro che devi fare prima di tutto dentro di te, essere in grado di farlo, essere in grado di capire l'altro e lavorare moltissimo sull'altro. Quindi ognuno di questi... a parte i problemi economici, personali, così, alla fine ha trovato un modo diverso di reinterpretare la cosa e così, per adesso, più o meno dovrebbe essersi spenta la cosa. Però l'idea c'è e ancora se ne parla di farli e prima o poi molto probabilmente ripartirà. Ma comunque abbiamo recuperato tutta la filiera perché avevamo la produzione del mangime nostra, perché come sapete tu oggi fai cereali. L'anno prossimo non potrai fare gli stessi cereali, potrai farne un altro, potrai fare, che ne so, quest'anno hai fatto il grano, l'anno prossimo farai del sorgo, l'anno dopo farai una leguminosa, l'anno dopo ricomincerai a fare il grano. Allora, questa turnazione ti mette un sacco di prodotti non di prima categoria, non di quelli che volevi, a disposizione in realtà. E questi qui da qualche parte devi metterli. Allora, se hai dell'orzo o del sorgo, la cosa ideale sarebbe avere degli animali con cui valorizzarlo. Sono prodotti che costano pochissimo, in realtà. Cioè, o li butti andando in perdita, o dici, bene, mi faccio una serie di piccoli allevamenti di galline, adesso stiamo facendo quello, stiamo organizzando 2 piccoli allevamenti di galline, o vaiole, e gli diamo il sorgo. Così noi valorizziamo un prodotto che diamo via in cambio di uova. Ti do 500 kg di sorgo, tu te le tieni lì in cantina e nell'anno mi dai il corrispettivo in uova. Abbiamo recuperato il macello, c'è un piccolo macello subito nell'Appennino, il salumificio e quello che è importante è che non solo le famiglie ma anche i ristoratori, quindi cercare di includere più possibile nel giro produttivo. Quest'anno è nata la filiera del vino. Ho messo i trulli, c'era già in una presentazione precedente perché amando la Valle d'Itria l'ho messo lì. E anche noi abbiamo una piccola produzione di vino, quindi abbiamo un ettaro e mezzo di vigne, però abbiamo trovato in realtà molti agricoltori che essendo molto piccoli non hanno disponibilità della cantina, cioè si appoggiano ad altri per le produzioni, il che significa in pratica vendere ad altri, svendere ad altri l'uva. Che costa poco. In realtà il vino lo fanno gli altri mettendo insieme tutta l'uva
l'uva propria con quella degli altri e si fanno il loro vino. Quindi in pratica ci vanno a perdere. Allora la nostra proposta è stata: riuniamo piccoli viticoltori e facciamo un nostro vino targato in un certo modo. E sta già funzionando, abbiamo già cominciato a vendere le prime bottiglie e sembra che venda bene. E in questo caso anche lì ogni punto va aperto e esplorato. Quello che è il nostro futuro, che poi è il nostro presente e la nostra idea, è di confermare il ruolo dell'associazione come collante culturale, esemplare. Questa è un'altra cosa importante. Se io ti vengo a raccontare come fare le cose che fai tu magari mi vuoi un sacco di bene e mi ascolti per 5 minuti, poi mi mandi a quel paese. Perché? Perché io non sono tuo pari. Ti vengo a insegnare una cosa, come devi farla tu a casa tua, con la tua esperienza di 30 anni di lavoro nel tuo ambito. La prima cosa che devo fare io è l'esempio. Mi faccio il mio orto, piccolino, quello che vuoi, vendo i prodotti del mio orto al mercato, mi metto in gioco con tutti i miei limiti e quando ho un giro di orticole minimo, anche vergognoso, ti vengo a parlare come orticoltore. E allora entri in una categoria diversa dello scapestrato, se vuoi, però non sono il docente che ti viene a dire come fare la tua vita. Questa è una cosa fondamentale, cioè lavorare da pari, sempre. Cioè non sono qui per insegnare, ma per portare un esempio, per portare un'opportunità. Lavoriamo insieme. E quello che sarà il futuro, spero, imminente, è la cooperativa, che è una cooperativa sociale e piano piano che diventi cooperativa di comunità, perché quella è la chiave, probabilmente, la chiave in cui io prendo i tuoi prodotti all'interno della cooperativa, quindi non ce li dobbiamo fatturare, e tu prendi da me degli altri prodotti o dei servizi. In questo modo qua usciamo dall'economia, che è il mio obiettivo. Non capendone un cacchio, vorrei uscire da questo delirio. E una delle cose fondamentali è, proprio per il discorso di autarchia, diffondere il progetto ad altre comunità. Cioè il mio sogno non è vendere a voi il mio grano, ma è darvene un po' per farvi il primo ettaro e fra 2 anni venire a imparare da voi come fate bene il pane. Questa è l'idea, e che tutti comincino così. Allora, come si agisce? Vi ricordate le regole della permacultura? Queste più o meno sono l'adattamento che stiamo utilizzando noi. Inclusione, nessuno deve rimanere escluso. Questo è il punto della comunità, no? La comunità è quella che è. Non puoi scegliere tra i buoni e i cattivi, è questa, punto. Poi potrai scegliere le persone più simili a te con cui cominciare, gli ultimi arriveranno quelli più lontani, ma non puoi decidere tu chi andrà nel futuro, chi sarà nella comunità del futuro. E questa è l'inclusione. L'inclusione non è solo essere aperti agli altri, è interessarsi veramente agli altri. E le porte devono essere aperte sempre per tutti. Se uno ti dice, sì, ma la pizza fatta così è, bene, stai lì, rifletti, tranquillo, non c'è fretta, ti darò dell'altra farina, ti faccio provare quella di grano duro, o il farro, o i ceci. Tu riflettici, io sono qua. Ti coltivo. Sì, ottimo. Ti coltivo. Ma coltivi le relazioni. Cooperazione, no competizione. Trovare sempre il modo di cooperare. È una cosa automatica che scatta in noi, è la competizione. Cioè ormai siamo addestrati. Cioè la prima cosa che succede è... Io faccio... Sì, no, ma qualunque cosa respiri... Cioè, ti guardi un film per rilassarti, c'è la competizione, per forza. Noi dobbiamo cooperare, dobbiamo trovare il modo di... E devi ricordarti sempre di farlo. Cioè, ma veramente, quotidianamente io mi metto lì e dico, allora, anche con i miei soci, cioè quando c'è un problema all'interno della società, del gruppo, io devo fare un passo indietro e cominciare a pensare, abbiamo gestito bene la cosa?
come gestire la cosa, nessuno deve perdere, mai. Non devi creare delle situazioni in cui io ho ragione e tu hai torto, capito? Non, cioè, questo vuol dire, e qui si entra nell'aspetto secondo me più interessante, che è la transizione interiore, si esce dalla personalità. Io ho la mia cara amica che si occupa di transizione interiore, è un medico che fa costellazioni sistemiche e fa varie altre tecniche, che lei ha smesso di fare il medico, e si è data ad altro perché lo trova più utile. E lei differenziava, dice: guardate che soprattutto nelle costellazioni si vede benissimo. Qualcuno sa cosa sono le costellazioni? Sì. Cioè, sì, non ho mai partecipato. Spieghi tu. Le costellazioni familiari. Sì, le costellazioni familiari di Hellinger. Gesù, adesso qui lo streaming potrebbe essere un problema. No, io le faccio da 6 anni. Esatto. No, tu, guarda, è una cosa che mi dà molto fastidio. Però purtroppo. No, io, siamo dei professionisti anche delle cazzate, ma io sono un professionista. Del fricchettonismo. I fricchettoni non mi interessano, si fanno le cose da professionisti. Allora, le costellazioni praticamente mettono fisicamente in atto la tematica del tuo problema. Non c'entrano con le costellazioni delle stelle, ma praticamente tu rappresenti una situazione di qualsiasi tipo, una malattia familiare, un problema sociale, qualunque cosa, la rappresenti con dei rappresentanti fisici che si dispongono nello spazio in un modo particolare e creando una costellazione. È stato sviluppato da un tedesco recentemente, Hellinger è ancora vivo, e via via poi ognuno ha la sua modalità di azione. Facciamo un esempio, decidiamo la mia famiglia di origine, io ho una sorella, padre e madre, le ho piazzate, ho detto vabbè, voglio presentare la mia costellazione, l'abbiamo fatto un giorno, tanti anni fa, ho messo mia madre, mio padre, cioè ho preso dei rappresentanti per loro, prendo te e sei mia sorella, prendo te e sei mio padre, tu sei mia madre, e vi dispongo nello spazio. A questo punto, poi prendo uno per me e lo metto anch'io, a questo punto le persone cominciano a uscire dalle proprie personalità, cioè non rappresentano più loro stessi, ma rappresentano queste persone. E esiste un, l'hanno chiamato campo amorfico, un'energia generale che le fa sentire loro delle cose. Cioè, io quello che ho fatto, la mia amica molto astutamente mi ha detto: Davide, io faccio delle cose particolari, vieni a farle con te, mi piacerebbe che tu venissi con me. Mi ha portato e mi ha detto: ma sei disponibile a metterti in gioco? Dice: certo, sono qui apposta. Mi ha caricato su e mi ha fatto fare il marito di una conoscente. Io mi sono messo lì, non mi ha spiegato niente, e ho cominciato a pendere da una parte. Cioè, ho cominciato a dire: il pavimento era in una stalla ristrutturata, sarà in discesa, perché io comincio a sentire sempre più una pendenza sempre più difficile da mantenere. Fino a quando non ho fatto un passo e continuava questa sensazione di pendenza. Ho fatto un altro paio di passi e a quel punto lì la pendenza ha smesso di darmi problemi. Poi ho chiesto, ma scusa un attimo, ma cosa è successo? È il tuo corpo che ti dice di spostarti, perché tu stai rappresentando il marito di questa persona e in realtà queste due persone sono distanti. Quindi la vicinanza che pensava che fosse all'inizio, ci fosse all'inizio, non era così. E i corpi lo sanno, per cui comincia a spostarsi. E quindi mettono rappresentano questa costellazione, quindi questa diversità. È una cosa di una potenza incredibile. Ma è veramente impressionante, è stupenda. Riuscire a fare con un bravo costellatore è una cosa che ti apre gli orizzonti. Cioè, quindi se volessi imparare di terrorismo, dovresti fare costellazioni. La stiamo facendo in questi istanti. Se ti fai costellare, come dici? Se ti fai costellare, cambia, diciamo, standard per farsi fare una costellazione oppure per essere. Partecipare, oppure una proposta, ragazzi. Noi abbiamo questa mia amica, un bed and breakfast.
E poi c'è un altro amico che può ospitare. Voi fate un gruppetto, venite su, ci passiamo qualche giorno tutti insieme, facciamo due costellazioni e via che si parte. Ah, io le faccio con una gioia incredibile da sei anni. Proprio un gioco ho fatto, poi è bellissimo perché quando cominci a farle con un gruppo di persone, tu cominci a impersonare, vabbè, a parte le tue che ti fanno bene e rimetti un po' insieme e vai a vedere un po' quello che è la tua famiglia di origine, la tua famiglia attuale. Io ho fatto le malattie, ho un gomito che non va bene posto ogni tanto, ho visto cosa c'è dietro questa roba qua, e ci sono un sacco di cose strane che vengono fuori, molto belle, che si risolvono, cioè di come in realtà quello che è la medicina ufficiale, che dice il batterio che arriva, Fabri e così. Però, come fai a risolvere il gomito, questo movimento delle persone nello spazio? No, vado a vedere la malattia. Prendo un rappresentante per la malattia, prendo un rappresentante per me e vado a vedere come reagiscono. E poi il costellatore, che non è un fesso, cioè si spera che non sia un fesso, però vedo la mia amica che è veramente in gamba, ti vede dietro e dice: allora metti dietro i tuoi genitori, perché probabilmente il problema viene da loro. Poi vedi che invece il problema viene da mia madre, allora metti dietro i genitori di mia madre. E via via aumenti il giro di rappresentanti fino a trovare il problema. Praticamente io mi sono portato dietro, nel tempo ho fatto, diciamo che c'è uno squilibrio che si porta avanti nel tempo, nelle famiglie, così, che ogni tanto qualcuno dice: beh, mi sacrifico io e vado a tappare questo squilibrio organizzandomi, mettendomi io al servizio della famiglia, e sviluppo l'asma, o sviluppo un dolore da questa parte, o sviluppo una menomazione, capito? O un problema psicologico. Il capo ispettore? Sì, vai a finire, e di solito sono i piccoli, che sono servizievoli, che per essere accettati dicono: ci penso io, perché i genitori non se ne occupano di queste problematiche, tendono a schivarli. Ma oltre al posizionamento non c'è un'interazione tipo una... Si parla. Guarda, non te le faccio da tanto tempo, e le facciamo molto spesso, anche come divertimento, come passatempo io e la mia amica. In realtà è molto complicato spiegarle, cioè la cosa sarebbe farla, capito? Sarebbe farla, sì. Chi l'ha teorizzata? Ellinger. Ellinger. Un tedesco, sì. Comunque è un'esperienza meravigliosa, meravigliosa, che consiglio a tutti, una cosa stupenda. E lei ha giustamente... In una costellazione dice: vedi chiaramente come la personalità sparisce, no? Cioè la mia personalità come rappresentante sparisce e rimane la mia centratura, cioè la mia energia di fondo, cioè il mio centro. Poi vai a lavorare, quando invece sei tu il rappresentante di te stesso, anche tu lavori come centro, e in quel modo lì i centri cominciano a interagire. Ed è lì la chiave e il livello di energia in cui cambiano le cose. Le personalità sono delle cose attaccate a noi che ci confondono, perché c'è l'ego, capito? Tu vuoi essere, tu credi di essere qualcosa, tu cerchi di difendere delle posizioni che non hanno nessun senso, capito? Quando cominci a vedere sta roba qua, comincia a capire come interagire con gli altri. Allora riconosci nell'altro: questo mi sta venendo avanti con la personalità, per cui non devo tener conto di quello che sta dicendo. Cioè, per esempio, è aggressivo, stava difendendo qualcosa di suo, quindi devo avere compassione di quello che succede, non devo reagire con la personalità, farmi agganciare e diventare aggressivo, perché all'aggressività rispondiamo con l'aggressività, chiaramente, no? E invece è lì che sganci. È lì che ti puoi sganciare, quando comprendi quello che c'è dietro o intuisci quello che c'è dietro, fai un passo indietro e dici: bene, passa, sfoga la tua aggressività, troviamo il modo di collaborare, in una posizione diversa con cui collaborare. E qui
c'è la chiave della cooperazione, riuscire a trovare il centro dell'altro e a scambiarsi delle cose reali e non di personalità, in cui questo è mio e voglio anche la parte tua. E devi capire che il passaggio è: siamo la stessa cosa. Come in un ecosistema, ogni diversità viene esaltata e trova una nicchia di azione propria. Questo vale il discorso di comunità, abbiamo scoperto con nostra grande sorpresa, qualche settimana fa ci hanno chiamato, attraverso vari giri, ci hanno chiamato, è una persona che fa formazione per le aziende, e quando ci ha sentito parlare ha detto: beh, ma caspita, questa roba qua la devo portare nei miei progetti di formazione, quindi mi ha chiesto una presentazione il prossimo anno su quest'autunno per le aziende. E ho detto: ma io cosa vado a raccontare? Che faccio il grano e c'è quello che ci mette i topic, il casino? No, è la modalità, cioè la comunità c'è sempre, cioè noi siamo una comunità oggi, poi finisce questa sera e si riformerà lunedì, però noi siamo già una comunità e nascono delle interazioni. Queste cose qui vanno gestite, cioè, o perlomeno possiamo non gestircene, fregarcene e andare a mangiare la focaccia, perché tanto dobbiamo convivere. Però se noi dovessimo vivere insieme, se noi dovessimo lavorare insieme, cioè qualunque realtà è una comunità e quindi va gestita come comunità, cioè può essere gestita nel nostro modo, quindi con questi metodi. Il problema è valorizzare queste diversità e non penalizzarle, cioè non tutti sono come vorremmo, c'è il fricchettone, c'è il coglionito, c'è un sacco di gente che spesso vanno insieme, spesso si riuniscono da sua persona. Quindi la fuori del villaggio dei puffi, praticamente, ognuno il suo ruolo. Esatto, ognuno la sua cosa. Ecco, l'idea è trovare a ogni puffo l'ideale, no? Cioè, io come puffo vorrei fare questo, benissimo, e mi piacerebbe che la mia comunità mi desse la possibilità di farne, di esprimerlo al massimo. E così io sarei felice di fare il mio lavoro. Capito? Questa è la grande differenza. Non ti costringo a fare una cosa che non ti piace. Guarda, basta solo ascoltare. Io sono anche omeopata unicista da tantissimi anni. Ho smesso qualche anno fa, quando ho cominciato a fare le costellazioni in modo serio, perché non valeva più la pena. E c'è di meglio al mondo, quindi dell'omeopatia. E ah sì, no, ma cioè, quando tu dici, ma non devo, cioè, il farmaco tradizionale è un salvavita e va utilizzato così. L'omeopatico io lo uso attualmente molto, ma prima facevo anche la professione di omeopata. Poi dopo ho visto le costellazioni e ho detto: ma scusa, non devo neanche usare granuli. Metto due fogliettini per terra, metto quattro persone in giro, in 10 minuti ci divertiamo, troviamo la soluzione, risolvo il problema, ma perché cacchio devo stare a fare? E da lì ci torniamo al discorso della piramide, di quanto ci costa la sanità. Cioè, se cominciassimo a lavorare in modo sistemico e seriamente, fin da piccoli, si lavorasse con le costellazioni, l'omeopatia e così, ma la sanità sarebbe un passatempo, capito? Cioè, sarebbe il salvavita in cui ho un'infezione micidiale, mi sono rotto una gamba, vado. E il resto si risolve in 5 minuti a casa. Ti fai una costellazione con la mamma e dici: guarda, meglio che... Vabbè, ma quali sono, diciamo, le patologie che potresti... Con le costellazioni? Cioè, allora, attenzione, cioè, non sto parlando che ti guarisci dal cancro se fai la costellazione. Capisci? No, ma a parte che tutte le malattie sono somatizzazioni, cioè... Esempi, qualsiasi... Cioè, io ho lavorato molto bene sull'asma, sulla mia asma, per esempio, che ho un asma allergico da animali. Sì. È come per parlare se ho preso mal di mare. Esatto, è proprio un delirio mio personale. Tanto ce l'avevo anche prima di fare veterinario. Comunque,
a parte quello, ma puoi curare qualsiasi, cioè puoi avere un approccio diverso sistemico al problema. La freddore, vabbè, sì, perché puoi fare qualsiasi cosa, puoi anche lavorare sul cancro, capisci qual è l'origine del tuo problema. Poi quando hai l'origine, lavori sull'origine, capito? Se è una questione alimentare, ambientale, familiare, cioè alla fine tutte le malattie sono, tra virgolette, psicosomatiche, perché semplicemente per un motivo, perché la psiche e il soma sono un pochino attaccate in te. Cioè non è che io ti posso dire il corpo è una cosa a parte, cioè o è un motivo traumatico e anche quello, secondo queste cose qua, te la sei cercata, nel senso che c'è un motivo per cui tu sei andato a finire lì. Filippo dice che la foratura della bicicletta è psicosomatica. È chiaramente psicosomatica. Lui dice che se sei infelice forse. Basta. Non c'è altra spiegazione. A me, io non ho mai. Io non ho mai forato. Mi si è rotta la bicicletta, crollata, arrugginita in mezzo alla strada a Bologna, però, ma non ho mai forato. Le ruote erano. Esatto. No, poi sottovaluti una cosa, tu dentro di te sai tutto perfettamente, non di te, di tutti gli altri, cioè si lavora, adesso sto cominciando a lavorare con l'occulto, quello che dico io con i miei soci, dicendo cosa facciamo in questa situazione, con l'occulto, con l'occulto. No, scusa, sono un po' sordo. No, quando io dico, per esempio, ultimamente abbiamo fatto, decidiamo di fare un altro mercato. Cosa facciamo, il giovedì pomeriggio o il venerdì pomeriggio? Ma questo giorno ha queste cose positive, queste negative, poi facciamo così. Ho detto, ma ragazzi, abbiamo le forze occulte dalla nostra parte, mettiamole in atto. Prendi due fogliettini, ci scrivi mercato giovedì, mercato venerdì, li copri, li giri un po' e li metti a terra. Vacci sopra e dimmi cosa senti. Guarda, adesso tutti quanti i miei amici lo stanno facendo, ma vuoi cambiare casa o vuoi rimanere nella tua? Il moroso è quello giusto o quello sbagliato? Cioè, il tuo corpo non sbaglia mai. Cioè, tu ti metti su una cosa lì, ti metti lì e dici, come mi sento? E cominci a sentire, ho un'oppressione ai polmoni, mi sento male qua, mi sento male là, poi qui c'è un sacco di energia, qua non c'è energia, qua mi sento che devo spostarmi. Ragazzi, è un gioco, io lo faccio tutti i giorni. Va bene, cioè, anche il pendolino? Il pendolino, sai cos'è? Che devi togliere la tua personalità. Cioè, la mia idea è quella di dire, azzera completamente la possibilità che tu coscientemente sappia qual è la soluzione. Usa solo il corpo. Se ti do due foglietti uguali, scrivo leggermente due cose e li piego e li mescolo, tu alla fine non sai qual è. Te li metto a terra e devi solo sentire il tuo corpo. Provateci, è divertentissimo. Ma come fai a sapere che hai tra virgolette ottenuto la cosa più giusta? No, non è la cosa più giusta. È la cosa che in quel momento il tuo corpo vuole. Vabbè, ma in questo ci può essere la giustizia. Se tu non sai cosa c'è scritto sopra? Sì, a prescindere. Ha un'autosuggestione casuale. Rifallo, riprovaci. Cioè, allora, no, faccio un esempio per spiegare. Allora, adesso, stasera lo facciamo. Sì, Ci troviamo e lo facciamo, troviamo una piazzetta e facciamo un po' di foglietti e ci giochiamo. Fatta. Beh, ci divertiamo, io mi diverto un sacco, lo facciamo ai mercati, fermo la gente, hai un dubbio, tac, via. La chiave è libertà di azione per tutti, il discorso dei puffi, no? Creare lo spazio e il tempo per agire. Cioè, che cosa devo fare io? Qual è la mia funzione di guida nel gruppo? Non è quello di dire a te tu fai questo, tu fai quest'altro. Io devo ascoltarti e devo darti modo, quindi tempo e spazio, di crescere, di svilupparti,
di venire fuori con le tue idee. E questo è quello che noi facciamo. Quando la gente arriva nella nostra associazione o nel nostro gruppo, noi ci chiedono ma cosa possiamo fare, così dice beh comincia a frequentarci e poi vediamo cosa possiamo fare noi per te. Perché ascoltando le persone, questo l'omeopatia, tanti anni di omeopatia mi ha aiutato, perché alla fine è ascolto, cioè la chiave è ascoltare. Poi tu mi dici tutto di te, se io sono in grado di capire le cose che stai dicendo e mettere insieme i sintomi e gli indizi che mi stai mettendo nel discorso e di capire quello che c'è dietro al tuo discorso, tu in un attimo mi dici tutto e io ti posso aiutare a trovare la strada. Perché è così, perché se ascolti la gente, poi la gente dice le cose. Le dice, magari ti sta nascondendo il motivo principale per cui sta facendo una cosa, ma tanto a me suona sbagliato. Mi stai dicendo una balla? Lo sento. Stai facendo una cosa convinto, ma mi stai dicendo una balla. Allora aspettiamo. Tra qualche giorno mi salterai fuori con un altro indizio o con un altro sintomo e quello lì mi porterà al motivo reale per cui tu stai agendo in quel modo lì. E così si può lavorare su un altro piano. Cioè adesso io ho alcuni problemi nella società, chiaramente, tra le persone, due si stanno scannando e una di queste persone ce l'ha a morte con un altro, che è un po' alternativo, un po' perso così. Però la racconta in un modo. Allora, questo modo in cui la racconta non è quello giusto, perché mi suona sbagliato, mi suona una menzogna. Aspetto, adesso siamo arrivati, piano piano ho capito il motivo, non ha torto dal suo punto di vista, cioè in generale oggettivamente non ha torto, certo sta ragionando con la personalità e non con la centratura, sta ragionando in modo aggressivo e sta cercando di imprimere qualcosa su una persona che non può dargli quella cosa lì, è semplicemente non dire tu non sei capace di fare questo, è semplicemente tu sei portato a fare altro. Il mio mestiere è trovare la cosa per cui sei portato e farti fare quella e non farti fare un'altra cosa. Capito? Cioè se tu sei portato a, che ne so, economia e commercio, per cui lavorare con l'aspetto economico, io non ti metto sull'aspetto, non ti vado a far curare gli animali. Perché comunque tu non renderai bene. Dopodiché noi saremo incazzati perché dici, ma come, noi paghiamo un veterinario che... a parte che non c'è la laurea in veterinaria ma di economia e commercio, ma continua a curare male le nostre pecore. Cosa facciamo? Diamogli addosso come dei pazzi e rendiamogli la vita impossibile? No, mettila a fare i conti, cacchio. Capito? Quindi l'errore è sempre tuo, di come gestisci le persone, di come osservi, di quello che capisci delle persone. E lì si torna al discorso di conoscenza, consapevolezza, libertà e anche maggiori responsabilità. Ma è ogni individuo che non c'è così interessante le altre persone, o è diciamo c'è un'unica figura nel nostro gruppo? In generale come la pensi tu, non so il vostro gruppo come è strutturato. Ma ogni sai, secondo me c'è un'interazione tra le persone. E qualunque azione sociale è non è di controllo, però ci sono delle modalità con cui interagiamo. Quindi fondamentalmente, come dice la mia amica, le chiacchiere sono il tentativo di portare l'altro al tuo punto di vista. Se togli le chiacchiere vai sulle cose serie. Quindi molto spesso tu giri attorno della roba per convincerti, io ti chiacchiero tutto oggi che chiacchiero per raccontarti il mio punto di vista e ipnotizzarvi su le cose che penso siano giuste. C'è manipolazione, c'è il controllo, c'è anche quello. Dipende come vengono vendute le cose. Questa è una cosa abbastanza rilevante. Ecco, lì vi consiglio di ascoltare il vostro corpo. Io lo ascolto. Io sento una specie di brivido sulla schiena quando sono nella verità. Cioè, adesso dico,
adesso sto dicendo la verità, cioè questa è la mia verità e sento un brivido sulla schiena, ben preciso. Poi magari dico delle tante altre cose e improvvisamente torna, perché sono, questo è proprio vero. Ta-da! 10 minuti. Ma a che ora suonano? Alle 6:20. Ah, certo. Quello è, piano piano, se tu ascolti il tuo corpo, riconosci la verità degli anche negli altri e dici, questo mi sta dicendo delle gran balle o mi sta dicendo la verità, e il tuo corpo lo sente subito, proprio è immediato. La pubblicità stessa è manipolazione. Cioè, io... Il problema è uscire da questo. Cioè, io ti dico, è chiaro che questa roba qua è la roba come la vivo io. Probabilmente un mio socio che è entrato quest'anno non te la racconterebbe così. Però questi sono i miei 6 anni ultimi in transizione e i miei ultimi 20 anni di lavoro in un certo ambito. Poi se dico la verità o no, io cerco di essere più fedele possibile, anche volendo anche crudo in alcune cose. Tu come ti senti? Ti sto dicendo delle balle secondo te o no? No, assolutamente, cioè nel senso... Cioè sto cercando di manipolare, la mia, allora, la PNL insegna che qualsiasi persona parli, sta cercando, ipnotizza l'altro, no? E più uno è un bravo oratore, più è facile, più è un bravo ipnorospo. Ipnotizzatore. Quindi questa è la base. Poi dopo io vi racconto come so raccontare una storia. Poi dopo sta a voi vedere cosa vi suona dentro e questo in generale. Beh, diciamo che la cosa importante è che nel momento in cui tu parli con noi è che tutti quanti abbiamo la possibilità, in un certo senso, di non essere d'accordo, quindi la conoscenza, non di non essere d'accordo, per sai, passi al contrario, ma veramente di poter capire che tu non stai dicendo una nuova verità, quindi devo abbracciare la grande, ma ci rifletto sopra, ci penso sopra, però è molto importante. E giusto, un po' a me fa pensare molto che riprende anche il discorso che dici tu, io ti do il grano, cioè ti do il punto, te lo fai, poi tra 2 anni se vuoi. Infatti, la mia esperienza è il mio punto di vista tutto incasinato, ti compri i 2 libri di cui vi ho parlato, Permacultura e Transition, te li leggi e questo è un altro punto di vista, è una base su cui partire. Poi volete partire con un gruppo di gruppo guida a Trani o fare qualcosa che mi chiamate e in qualche modo arrivo e se ne riparla, capito? Cioè non è un problema. Vedi cosa ti suona dentro, cioè vedi il corpo come reagisce. Io quello che ho scoperto è che non posso farne a meno. Cioè è difficile tornare indietro, capito? C'è un momento in cui mi vengo, come dire, a fare un po' il velo, nel senso che c'è il discorso dell'ego, tutto ciò che tu facevi, che se ti difende moltissimo, è molto resistente come dire, è un processo di rilassamento alla fine, togli quella roba là e lui mi faceva un po' un disagio, nel senso che può essere un percorso difficile. È un discorso difficile, boh. Cioè nel senso che... Cioè io ci lavoro da una vita su quella roba lì. Cioè... E però ho compreso parte del mio percorso, lo comprendo adesso. Comunque... Però non, cioè chi se ne importa, questo è il mio percorso e secondo me se ti metti davanti alle costellazioni, io con le costellazioni, la prima volta che ho fatto in quella volta lì, dopo mi ha fatto fare un'altra cosa molto interessante e io lì ho capito 15 anni di omeopatia omicista, cioè la teoria la so benissimo, la tecnica la conosco, lì ho capito che avevo ragione, perché caspita, ma come faccio io a sentire
quello che sentiva un soldato tedesco 60 anni fa. Adesso, lui non lo conosco, ho capito che cosa è successo perché l'ho sentito dentro di me, non perché me l'ha spiegato un altro. Cioè io ho sviluppato una cosa e dici, ma cacchio, quindi non c'è né tempo né spazio. Oh. Questa è una bomba. Cacchio. Questo è un rapporto il tutto dentro di me. Io sono tutto dentro di me. Sì, oppure più semplicemente siamo. Dicevo un cazzolaio di Benares. Di Benares. Di Benares. No, oppure io me la sono vista come la nostra forma fisica sono diversi frutti dello stesso albero. Per tornare all'agricoltura. Cioè noi siamo come diverse mele dello stesso albero di mele. Cioè noi pensiamo di essere, io sono una mela, tu sei un'altra mela, e quindi siamo due entità diverse. Ma guarda i piccioli, siamo i frutti dello stesso albero. Quindi è chiaro che io sento quello che senti tu e quello che sente lui. Siamo la stessa cosa. Vi lascio maturare. Ne conosco tanti, anche io so. Io lavoravo con lui per tutto l'altro progetto, quindi io lo vedevo tutto il giorno sotto un'altra veste. Poi mi rendevo conto che lui fa gli strumenti della PNL nell'interazione con le persone, però quando tu lo vedi per 12 ore al giorno, cioè questo non può mantenere tutto il giorno il suo ruolo di comunicatore con gli strumenti della PNL. Quindi io mi rendevo conto che se 3 minuti prima era incazzato come una iena con l'amministratore perché c'erano 40.000 euro in buco, poi arriva quello e fa carissimo e così così e gli fa cosa vuole che ci dice perché non mi fanno cose di più meglio, no, grazie. Cioè mi ha proprio sì, nel senso che mi rendevo conto come lui no, si spiegano però utilizzava quindi bene o no? Sì, cioè manipolarlo è manipolarlo. Beh, ma questo è come dire, non so, hai uno strumento e lo usi bene o male, capito? Sì, sì, sì. Cioè è allo stesso appunto, piano, quindi tu anche utilizzando gli strumenti quello che comunichi deve essere le stesse, nel senso che tu magari non hai letto tutto il manuale di permacultura però mi stai parlando di permacultura, cosa vuol dire? Non l'hai capito, perché non, perché fanno parte di te, quindi al di là di quelli gli strumenti. Ma e come lo fai a riconoscere? Tu come hai riconosciuto il tizio che lavora con te? Lo osservavi e poi a questo punto l'hai sentito, che con questa persona qua più, sì, perché poi mi ha, cioè, più ci stai vicino più ti senti male. Il tuo corpo non... C'è stato un momento in cui cioè, lavoravo con lui perché lui ci ha coinvolto, ma siamo dei ragazzi nella condivisione di un progetto, poi quando mi rendo conto che era la condivisione di questo progetto io avevo pagato 2,30 all'ora per guadagni. Chissà, fa, regalo, cioè. Allora gli obiettivi sono diversi. Sì, e poi nel momento in cui io ho esposto le mie perplessità, sì, cioè proprio mi hanno aperto un mondo, io non ho capito. Ma pensavo di ok, qual è la tua proposta? La mia proposta è che io rimanevo lì part-time per fare il stesso lavoro, questi soldi per part-time, quindi c'è una piccola vittoria, però tutti quelli che avevano
sono rimasti tutti allo stesso. Certo, mica l'hanno scoperto loro. No, lo sapevano tutti. Ah, perché io prima di fare tutto ho fatto proprio un manifesto del dato di spreccare sfruttato e ho detto ai miei colleghi, ragazzi, lo condividiamo, che è bellissimo, però vai tu a dire. E sono andata a dire. E beh, dividi. Però io poi sono andata a dire, l'ho detto negli interessi di tutti, però poi cioè, ha preso un accordo con me, poi tra l'altro io mi sono anche andata a dire 3 mesi perché a me faceva schifo stare lì a lavorare con della gente che faceva il mio stesso lavoro, le mie stesse condizioni, però io facevo part-time perché avevo bisogno. Tu avevi, vuol dire che tu hai un problema, dei principi etici. Sì, me ne sono andata. Però questa cosa della prima non è segnata, perché io mi rifletto da questo. No, io ne ho conosciuto della gente, anche degli amici che e campavano abbondantemente con corsi di PNL e cose del genere. Cioè, secondo me erano tutti quelli conosciuti erano molto carini, così, però io ho visto dei buchi dappertutto. Cioè, non mi tornano le cose, capito? Cioè, c'è sempre la manipolazione, la vedo la manipolazione. E vedo quando mi stai dicendo una balla, perché sono abituato, cioè l'omeopatia è figurati sugli animali, cioè già tu mi vieni a raccontare che sei brava, buona e bella e tutte le malattie sono colpe di qualcun altro, poi figurati sul cane, quindi tu interpreti pure l'animale così, quindi io sono abituato a questo non è vero, questo non è vero, questo non è vero, questo è vero, ecco allora risalgo a e ricostruisco la verità. È un addestramento, cioè io ho dovuto sviluppare sta roba qua per lavoro, poi dopo comunque tutti quanti capiamo, cioè il corpo per esempio io non sono, cioè nel tempo mi sono connesso di più col mio corpo, però per esempio la mia compagna è impressionante, lei dentro una costellazione dopo un istante dice io devo andare là in fondo a fare quella roba là, io ci devo arrivare perché devo ascoltare il mio corpo piano piano mi porta, però non saprei di dove vado a finire. E così ho delle persone che sentono, delle amiche che sentono di tutto in modo precisissimo e riescono a descriverti esattamente la sensazione che hanno. Io dico, ma mi fa un po' male il braccio, forse ho una sensazione lì, boh, cosa sarà? L'altra ti dicono raccoglimento. Come fai? Ho una sensazione di... una cosa, dici, ma com'è possibile? Non saprei neanche dirti che cos'è quella cosa lì. Sì, no, ma ho una sensazione, è come di accudimento, di sensazione. Ma no, mai sentito nominare, mai sentito un'emozione del genere. Quindi bisogna lavorare come facilitatori. Quindi anche, ancora una volta fai un passo indietro e vedi come si comporta la gente. E lasci loro il tempo e lo spazio per agire. Altro discorso, l'abbiamo fatto stamattina, la rete si costruisce per conoscenza diretta. Non pensare di riunire la folla di trani e dire signori ho il verbo e voto Antonio e tutti quanti partono. O li paghi come fanno normalmente oppure prendi il tuo amico e gli parli di transizione. Poi se gli gira, se trovi il modo per entrare e di cominciare a lavorare insieme, allora chiami il terzo e poi via via si va avanti così. E conoscenza diretta, il fornaio era in famiglia, basta guardarlo, cioè, e questa è un'altra cosa meravigliosa, cerca di vedere le persone, cioè, cerca di vedere le opportunità che ci sono nelle persone, le opportunità sono tutte qua attorno a te, è un segnale? Cioè, stanno per chiudere.